Buongiorno e benvenuti al nostro consueto punto orario delle 11. Facciamo il punto della situazione sull'emergenza coronavirus in Veneto. Andiamo a vedere immediatamente i dati che sono arrivati pochi minuti fa dall'azienda zero della Regione Veneto. I casi positivi in Veneto in questo momento sono 5.505 rispetto all'ultima rilevazione, che è quella di ieri sera, sono più 233. Abbiamo 15.376 persone in isolamento domiciliare, i numeri crescono in quasi tutta la regione ma in modo contenuto rispetto ai giorni scorsi. Abbiamo più 63 a Padova, 66 in più a Venezia, più 30 a Verona, 39 a Vicenza. I dati poi li commenteremo più tardi, li rivedremo anche questa sera aggiornati, ma andiamo a vedere la seconda tabella, che come sempre è quella che probabilmente è ancora più importante, perché ci dice la situazione degli ospedali in Veneto. In questo momento abbiamo 1.206 persone ricoverate, più 29 rispetto a ieri sera. Sono 281 le terapie intensive impegnate, sono più 13 rispetto all'ultima rilevazione. 327 i pazienti guariti, e questo è molto importante. 192 i decessi dall'inizio dell'emergenza, sono 6 i decessi avvenuti fra ieri sera e questa mattina. Noi saremo in diretta, in edizione straordinaria, ancora una volta, come sempre, come tutti i giorni, per raccontarvi quello che succede in Veneto con l'emergenza coronavirus. Saremo qui dalle 11.30 in poi. Alle 12.30 avremo modo di farvi vedere la diretta dalla sede della Protezione Civile di Marghera, dove il presidente Luca Zaia farà il punto della situazione, commenterà i dati della mattina e fornirà le informazioni più importanti della giornata. Poi noi continuiamo a raccontarvi quello che succede in Veneto. Alle 17 di oggi ci sarà, come sempre, l'ora del mantenimento fisico con il Tai Chi, la Zumba, la ginnastica dolce, poi la messa in diretta dalla Basilica del Santo a Padova, e poi torniamo con i nostri notiziari di informazione. Quindi abbiamo tutto il giorno da stare assieme per raccontarvi quello che succede in Veneto con l'emergenza coronavirus. Ve lo raccontiamo anche sui social, perché è attiva la pagina Facebook di Rete Veneta, sulla quale chi non ha modo di vedere la diretta sul canale 18 può vedere lo streaming dell'edizione straordinaria. Siamo anche su Telegram, dove carichiamo continuamente foto, informazioni, news, tabelle e tutto quello che può essere utile per gestire al meglio questa emergenza, o almeno sapere quello che succede in Veneto. Per questo punto orario è tutto, ci vediamo fra una ventina di minuti alle 11.30. Buongiorno, benvenuti alla nostra diretta. Siamo in edizione straordinaria con i telegiornali, con l'informazione di Rete Veneta. Saremo con voi fino a questa sera per raccontarvi cosa sta succedendo in Veneto con l'emergenza coronavirus. Avremo il collegamento alle 12.30 dalla sede della Protezione Civile di Marghera, da dove il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, farà il punto della situazione. Poi vi dirò anche gli ospiti e i tecnici che saranno collegati in quel momento. Andremo avanti tutto il giorno. Alle 17 ci sarà l'ora di mantenimento fisico, che piace davvero a moltissimi, almeno secondo i messaggi che ci arrivano continuamente qui in redazione. Alle 18 ci sarà la messa dal Santo, una delle chiese più importanti della cristianità, punto di riferimento per milioni di pellegrini durante tutto l'anno, che è chiusa al culto. Noi abbiamo l'onore di potervi proporre in diretta la messa dal Santo ogni giorno alle 18. Poi tornano i nostri telegiornali, la nostra informazione, poi ci sarà l'informazione serale. Abbiamo tutto il giorno per stare assieme, per raccontarvi quello che succede in Veneto, e avete anche voi la possibilità di raccontarci come state trascorrendo questi giorni in isolamento o in quarantena. Potete farlo col numero che vedete in sovrimpressione, che è il 340 321 8806. Quel numero può ricevere SMS e WhatsApp.
Potete inviarci in qualsiasi momento foto, video, domande, richieste che noi possiamo poi passare ai nostri esperti, cose alle quali possiamo rispondere anche noi direttamente. Abbiamo un bel po' di materiale da vedere insieme qui, a partire dai decreti firmati dal Presidente del Consiglio che chiudono tutto e lasciano aperte soltanto alcune attività che andremo a vedere fra poco. Abbiamo i dati appena diffusi dalla Regione sull'emergenza coronavirus. Abbiamo molte cose da vedere assieme, state con noi perché sarà una giornata molto importante, è una settimana fondamentale per capire come evolverà l'emergenza e quindi quello che ci aspetta. Noi però andiamo subito a vedere quelli che sono i dati diffusi dalla Regione questa mattina, eccoli lì, guardiamo con un po' di calma rispetto al punto che abbiamo fatto alle 11, che è stato il classico punto informativo, ma andiamo a vedere, 5.505 sono le persone positive al coronavirus in Veneto, in questo momento sono 233 in più rispetto all'ultima rilevazione, che è quella di ieri pomeriggio alle 17. L'area con più casi in questo momento resta Padova, che ha 1.288 casi, 63 in più rispetto all'ultima rilevazione. Avò, e questa è una notizia davvero importante per capire cosa succede quando un'area viene chiusa completamente, come è accaduto al piccolo comune ai piedi dei Colliugani, che è stato 2 settimane in quarantena totale, assoluta, non ci sono più casi da giorni. C'è stato un caso solo in più la scorsa settimana, ma ci dicono le autorità sanitarie, fisiologico nello smaltimento di quella che è una situazione epidemiologica come quella che è stata vista a Vo. Sono 999 a Treviso, 799 a Venezia, 1.099 a Verona, poi Vicenza, Belluno, Rovigo, sono 121 i casi ancora in attesa di un'assegnazione e sono 15.376 le persone che in questo momento in Veneto sono in isolamento domiciliare, ovvero persone che sono risultate positive, magari asintomatiche, che non hanno problemi, non devono essere ricoverate in ospedale e persone che sono venute in contatto con casi poi risultati positivi. È un dato di ieri sera alle ore 20, abbiamo 15.376 persone in isolamento, il maggior numero è in provincia di Venezia, sono 3.489 le persone nel veneziano in isolamento, poi c'è Verona 2.965, Padova 2.006, Vicenza 2.400, insomma in tutto il Veneto ci sono moltissime persone che sono in isolamento per evitare di diffondere il virus, isolamento che è diverso da quello che stanno facendo le persone che rimangono in casa ma possono poi uscire per fare la spesa, quello che sta capitando un po' a tutti in Veneto in questo momento, quello è isolamento vero e proprio. La seconda tabella è quella che probabilmente è addirittura più importante, perché vediamo tutti gli ospedali del Veneto, pazienti in area non critica, pazienti in terapia intensiva, le differenze rispetto a ieri e la tabella purtroppo di decessi. Andiamo a vederla assieme perché questa è davvero davvero importante. Sono 1.206 le persone ricoverate in ospedale in questo momento, sono 29 in più rispetto a ieri sera, sono 281 le terapie intensive attualmente impegnate in Veneto, ovvero sono 13 in più rispetto a ieri. Questo è un dato che potrebbe essere visto in modo positivo perché i numeri non sono esponenziali, non c'è quell'esplosione che tutti temevano rispetto all'uso delle terapie intensive, che sono il vero termometro della sanità veneta in questo momento. Sono addirittura 327 le persone che sono guarite dal coronavirus e l'ultima tabella è quella sempre più triste, più drammatica, 192 decessi dall'inizio dell'emergenza, 6 solo questa notte. Sono numeri, ma ogni numero parla di una famiglia, parla di un dramma, di una tragedia, di qualcuno che non c'è più e di persone che hanno perso i loro cari. Quindi noi ve li facciamo vedere, ve li portiamo, però dobbiamo ricordarci che non sono numeri e basta, c'è sempre qualcuno dietro che soffre. Andiamo invece a vedere oggi chi ci sarà ci hanno fatto sapere che il presidente Zaia farà il consueto punto stampa alle 12.30 dalla sede della Protezione Civile di
Marghera. E al briefing parteciperanno naturalmente l'assessore alla sanità regionale Manuela Lanzarin, ma anche il rettore dell'Università di Padova Rosario Rizzuto, il direttore della scuola di medicina dell'Università di Padova professor Stefano Merigliano, il direttore del laboratorio di microbiologia e virologia dell'azienda ospedaliera di Padova Andrea Crisanti, che abbiamo sentito davvero moltissime volte negli ultimi giorni, presidente del comitato regionale Veneto della Croce Rossa Italiana Francesco Bosa, per presentare il nuovo piano emergenza Covid-19, interventi urgenti di sanità pubblica. Quindi, come era stato annunciato la settimana scorsa, quella di oggi sarà una conferenza stampa fondamentale per capire come il Veneto andrà a gestire i prossimi giorni e le prossime settimane, speriamo non i prossimi mesi, perché vorrebbe dire una situazione di emergenza molto molto lunga. Allora, noi potremo vedere qui su questa rete, su questa diretta in edizione straordinaria, la conferenza stampa integrale di Zaia con i tecnici, e spiegheranno cosa verrà fatto in Veneto per risolvere l'emergenza. Voi la potete vedere qui, la potete vedere anche se il televisore non va, è occupato, avete amici che non ricevono il canale 18 con Rete Veneta, potete dirgli che la diretta è anche su Facebook, abbiamo l'edizione straordinaria che va in streaming, si può vedere dal computer, dal telefono, da qualsiasi dispositivo, e potete scriverci anche su Facebook, potete anche utilizzare il canale Telegram di Rete Veneta, al quale è semplicissimo iscriversi, basta entrare con il link che trovate o su Facebook o appunto nel canale, sta girando molto in questi giorni, e lì pubblichiamo le tabelle, per esempio le tabelle che vi abbiamo appena fatto vedere con i casi in Veneto, potete trovarle anche su Telegram e naturalmente anche su Facebook per poterle leggere e vedere con calma. Adesso andiamo a vedere invece quali sono i decreti che sono stati emanati dalla Presidenza del Consiglio, ieri sono stati annunciati sabato e firmati ieri, perché ci sono molte molte cose interessanti da vedere in questi decreti. Noi li abbiamo scaricati in PDF, possiamo farveli vedere, naturalmente ci sono alcune pagine, poi pubblicheremo anche questi, anzi questi scusate sono già stati pubblicati sulla nostra pagina Facebook, quindi potete andarveli a vedere e leggere con calma in un secondo momento. Queste sono tutte le premesse naturalmente, e quello che interessa è questa parte qui, il decreto vero e proprio, lo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus sull'intero territorio nazionale sono adottate le seguenti misure. Sono sospese tutte le attività produttive, industriali e commerciali, a eccezione di quelle indicate nell'allegato 1 e salvo quanto di seguito esposto. Naturalmente l'allegato è a disposizione di tutti e poi andremo a vedere quali sono le attività che possono tenere aperto o meno. Le attività professionali non sono sospese, restano ferme le previsioni di cui è l'articolo 1 del vecchio decreto dell'11 marzo e anche vale quello per le pubbliche amministrazioni. Resta fermo per le attività commerciali quanto disposto, quindi chiudono tutti quelli che non sono, e questo lo sapevamo già, alimentari o farmacie. L'elenco dei codici, e poi lo potete vedere, ripeto, anche dalla nostra pagina Facebook, ma lo vediamo qui, può essere modificato eventualmente con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico. La seconda parte, il secondo punto è molto molto importante, perché dice che è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblico o privato in un comune diverso da quello in cui attualmente si trovano, salvo che per competenze comprovate esigenze lavorative di assoluta urgenza, ovvero per motivi di salute. Quindi cosa dice questo comma? Che non ci si può muovere dal comune in cui si risiede se non per motivi di assoluta urgenza, salute e quelle cose che si possono fare, abbiamo detto tante volte, solo per necessità. È sempre consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Le attività produttive che sarebbero sospese possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile, quindi si può lavorare, quel famoso smart working che è diventato improvvisamente un'ancora di salvataggio per moltissime attività. Restano sempre consentite tutte le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere, di cui si parlerà
Poi, e in sostanza i servizi di pubblica utilità e quelli essenziali sono abilitati. Resta tuttavia ferma la sospensione dei servizi di apertura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi della cultura, quindi musei ancora chiusi. E parlavamo di chi può restare aperto, è sempre consentita l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici, quindi la filiera sanitaria non può assolutamente fermarsi. Sono consentite le attività dell'industria, dell'aerospazio e della difesa, le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, naturalmente previa comunicazione. Quindi vedete, ci sono molti distinguo, molti punti in cui si può, dei quali si può parlare per vedere chi rimane aperto e chi chiude. Adesso noi dovremmo avere la nostra, possiamo tornare in studio perché noi stiamo cercando nel nostro materiale quelle che sono le attività che possono tornare aperte. Adesso però, prima di farvi vedere quelle che sono le attività che possono rimanere aperte, apriamo una piccolissima parentesi, perché vi ricordiamo che in qualunque momento potete farci domande, inviarci considerazioni, anche provocazioni se sono scritte in modo corretto dal punto di vista naturalmente di quello che si può dire in un telegiornale, quindi senza cose in più che noi qui non possiamo leggere. Noi possiamo lanciare tutte le provocazioni che volete, perché anche questo modo di fare informazione, poi chiunque a casa raccoglie quello che diciamo e lo fa proprio. Per esempio c'è chi dice: se aspettiamo la sperimentazione che devono fare in Italia, la pandemia è già finita. Questo possiamo dirvi che probabilmente verrà smentito questa provocazione già oggi, perché pare che sia tutto pronto per attivare una sperimentazione molto importante in Veneto. Poi andremo a sentire cosa ha detto il direttore della sanità regionale Mantoan su questo argomento. Servono 300 medici, rispondono in 8.000, questa è l'Italia che vorrei. E questo insomma è stato un bel segnale da parte della società, delle persone che si sono proposte per rispondere alla carenza di medici che abbiamo in questo momento. Ma non è il caso, chiede qualcuno, di chiudere il tutto per 15 giorni, supermercati compresi, gestire la spesa con consegne a casa. I supermercati sono sempre affollati e noi commessi, quindi quello che ci scrive è un commesso, una persona che lavora in un supermercato, viviamo sempre con l'ansia di arrivare a casa portando ai nostri familiari il virus. Questa è una considerazione che da giorni rimane valida. Naturalmente, se nei supermercati tutto viene gestito secondo le regole, non ci dovrebbero essere problemi. Quindi se i clienti entrano con la mascherina, i guanti, in modo contingentato, come abbiamo visto succedere in moltissimi supermercati, anche questa mattina basta passare avanti un supermercato per vedere file di persone fuori, naturalmente tutte a distanza di sicurezza, quasi tutti i supermercati si sono dotati di una security che fa entrare solo quando si può entrare nel supermercato. E all'interno, se gli operatori, i commessi, il personale ha la mascherina, ha i guanti, tutto viene fatto secondo le regole, in teoria non dovrebbero esserci problemi. Certo è che chiudere tutti i supermercati potrebbe essere un grosso problema. Abbiamo visto cosa è successo all'annuncio della chiusura domenicale dei supermercati. La settimana scorsa è stato annunciato, anche qui in diretta sulla nostra emittente, che i supermercati avrebbero chiuso domenica. Infatti ieri tutta la distribuzione anche degli alimentari è rimasta chiusa. Dopo pochi minuti si erano già create le file davanti ai supermarket, nonostante fosse stato immediatamente ribadito che non ci sono problemi di distribuzione, non ci sono problemi di magazzino, le derrate alimentari ci sono e ci saranno per tutta la durata dell'emergenza, nessuno rimarrà senza cibo. È stato subito richiesto di non creare assembramenti, di non prendere d'assalto i supermercati, e invece la gente è andata subito di corsa immediatamente al supermercato. Immaginate cosa potrebbe succedere se venisse annunciata anche la chiusura dei supermercati per 2 settimane, potrebbe essere un problema anche di ordine pubblico. Ricordiamo, perché è sempre bene ricordarlo, che al supermercato ci va una persona per volta, una persona per famiglia. Vuol dire che si sceglie un esponente, diciamo, un componente del nucleo familiare che prende con le sue borse, magari riciclate da casa, e parte in macchina, va a fare la spesa, prende il suo carrello, lo riempie, fa la spesa per una settimana o più,
e torna a casa. L'unico caso previsto dall'ordinanza della Regione Veneto emanata la settimana scorsa in cui si può andare più di uno a fare la spesa è che si stia gestendo, curando, accudendo una persona non del tutto autosufficiente che quindi non può essere lasciata a casa da sola. Per questo caso però sappiamo che quasi tutti i comuni hanno attivato dei servizi di aiuto, i comuni ma anche le associazioni. Sappiamo che a Vicenza, ad esempio, Vicenza e Vicentini, l'associazione porta la spesa a casa delle persone anziane, quindi basta contattare il comune o uno di questi servizi e se si hanno delle difficoltà a uscire per motivi di deambulazione o perché si sta accudendo qualcuno che non sta bene, ci sono tutte le soluzioni del caso. C'è chi ci scrive, grazie Zaia per quello che sta facendo per noi veneti, spero che vengano spostate le elezioni regionali. Naturalmente è già stato detto che per le elezioni se ne riparla un po' più avanti, quasi di sicuro. Questo nostro telespettatore dice però, spero che vengano spostate le elezioni regionali al 2023. Questo crediamo che sia insomma, un po' troppo, magari aspettare altri 3 anni sarebbe poi eccessivo, ci sarà tempo e modo di fare le elezioni regionali come tutte le altre tornate elettorali che dovrebbero cadere fra aprile e maggio e il periodo di appena prima dell'estate, di farle subito dopo la fine di questa emergenza. Il virus non ha le gambe e usa le tue, questo potrebbe essere uno spot per far rimanere a casa le persone, ce l'ha mandato un nostro telespettatore. Se vuoi avere una possibilità di esserci anche il prossimo anno, stai a casa. Quindi noi lo diciamo sempre, dovete stare a casa, rimanete a casa, ve l'abbiamo detto in tutte le salse, ve lo diciamo noi, ve lo dicono le autorità, ve lo dicono i sindaci, il presidente della regione, tutti dicono di restare a casa perché è l'unico motivo per superare, l'unico modo per superare questa emergenza. Allora, prima di andare a vedere quello che sarà, che è la lista delle attività che possono o non possono rimanere aperte, vi ricordiamo che l'ENPA, la Nazionale Protezione Animali, ha lanciato la campagna Gli abbracci che puoi dare, che va condivisa in questo momento complicato per ricordare, ma questo credo che sia un po' superfluo, ricordare quanto bene ci vogliono i nostri animali, ma soprattutto per dire basta agli abbandoni, perché in questo periodo molte famiglie in difficoltà anche economiche decidono di abbandonare il proprio animale, il cane che magari ha fatto compagnia per tanti anni o il gatto, c'è chi davvero li abbandona. È una cosa che non va fatta, ci sono tutte le strutture che possono prendersi cura dei vostri animali se dovesse proprio la situazione essere insuperabile, ma se dobbiamo stare tutti assieme, stiamo assieme anche a loro perché non ci chiedono niente se non un po' di affetto e quello che danno è molto di più di quello che ricevono. Quindi l'hashtag è Gli abbracci che puoi dare, il consiglio è assoluto, non abbandonateli, non in questo periodo, ve ne perdirete di sicuro. Allora, andiamo invece a vedere quelle che sono le attività che possono rimanere aperte. Professionisti ed edicole, questi sono i primi che naturalmente restano aperti perché commercialisti, avvocati, ingegneri, architetti in teoria possono continuare a lavorare anche perché hanno la possibilità di farlo dallo studio o da casa, quindi non rischiano di andare a contatto con altre persone e questo si può fare grazie anche all'innovazione tecnologica, quindi lo smart working, riunioni in Skype, in video chat, insomma ci sono tutti i modi per continuare a lavorare senza vedere nessuno, così come l'intera filiera della stampa, e su questo noi sappiamo bene cosa vuol dire perché siamo qui in diretta in edizione straordinaria ormai da un mese tutti i giorni a raccontarvi cosa sta succedendo in Veneto con l'emergenza coronavirus. I colleghi della carta stampata continuano a produrre i giornali e quindi le edicole devono rimanere aperte perché le persone possano acquistare il giornale. Questo si può fare in tutta sicurezza con le solite precauzioni, mascherine, guanti da parte di chi vende, da parte di chi compra, una puntata rapida, una persona alla volta in edicola. Tra l'altro abbiamo moltissime edicole a chiosco all'aperto, quindi insomma dove si può andare senza rischiare niente, anche perché
e lo diciamo sempre, la TV e la stampa in questo momento sono gli unici filtri che la popolazione, che voi telespettatori potete avere fra chi diffonde le notizie, ovvero le fonti ufficiali, la regione, il governo, lo Stato, le province, i comuni, tutti quelli che danno le notizie, che fanno le cose, e il pubblico. Quindi facciamo un filtro importantissimo. Poi andiamo a vedere fra pochissimo un vademecum molto comodo per le fake news, per riconoscere le fake news che in questo momento ci piovono addosso un po' dappertutto. Vediamo agricoltura alimentare. Per il decreto continuano le attività delle coltivazioni agricole, dell'allevamento e della produzione di prodotti animali, pesca e acquacoltura, anche la fabbricazione di macchine per agricoltura e silvicoltura. Quindi un comparto, il primario, fondamentale, deve continuare a lavorare, anche perché non vive dei ritmi di una fabbrica, ma vive dei ritmi della natura, e la natura non si ferma certo di fronte a un'emergenza coronavirus. Noi magari stiamo in casa, ma fuori le coltivazioni devono essere curate, gli animali hanno bisogno di essere rifocillati, e la mungitura deve continuare, quindi va avanti tutta la filiera agricola, che poi va a creare il comparto alimentare, un comparto alimentare in Veneto di grande importanza, di altissima qualità, abbiamo tantissime eccellenze che non possono né fermarsi né venire danneggiate da questa emergenza. Materie prime e petrolio, continuano le attività estrattive di petrolio e gas, nonché le attività di servizi di supporto all'estrazione di gas naturale e petrolio, come la raffinazione, quindi un altro settore che non si può fermare mai, meno naturale rispetto all'agricoltura, ma altrettanto importante per far muovere le merci, per appunto far lavorare anche le macchine agricole nei campi, quindi l'attività estrattiva e produttiva non si ferma. Industria tessile ferma in parte. Nell'industria tessile chiudono le produzioni di articoli di abbigliamento, ma non quelle legate alla fabbricazione di tessuto non tessuto, che ricordiamo è importantissimo perché viene usato per le mascherine in questo momento, confezione di camici, divise e altri indumenti da lavoro, quindi tutto quello che può servire a chi lavora rimane aperto. Industria chimica e farmaceutica, procedono le attività per la fabbricazione di prodotti chimici, farmaceutici di base, naturalmente gomma, materie plastiche, vetreria per laboratori, igienico e farmacia, quindi anche qua ovvio che il settore farmaceutico non si può assolutamente fermare. Abbiamo il lungo elenco della manifattura, l'industria manifatturiera più strettamente detta, fabbricazione di generatori, trasformatori, apparecchi per la distribuzione e controllo dell'elettricità. Anche qui è ovvio pensare che l'elettricità serva e servirà soprattutto in casi di emergenza, non si può fermare questo settore. Fabbricazione di spago, corde, funi e reti agli imballaggi di legno, fabbricazione di carta e tutti i macchinari relativi. Importante anche questo. Servizi pubblici primari, fornitura di energia elettrica, gas, aria condizionata, acqua, trattamento, raccolta, fornitura d'acqua, gestione delle reti fognarie e rifiuti, quindi quelle cose che ci permettono di stare a casa tranquillamente, vivendo, nonostante l'emergenza, come una giornata, tra virgolette, normale. Quindi verrà raccolta la spazzatura, magari i comuni troveranno il modo con i gestori di diminuire o di gestire in modo diverso questo servizio, però la spazzatura verrà raccolta, l'acqua continuerà ad arrivare dai nostri rubinetti, l'energia continuerà a essere nelle nostre case, il gas per far da mangiare, scaldarci, speriamo che non serva più di tanto scaldarci, che la primavera vera arrivi in fretta, nonostante il brusco calo termico di queste ultime ore. Non si fermano i call center, i servizi di attività di vigilanza privata e i servizi connessi come i controlli da remoto con la sorveglianza. Poi c'è tutto quello che riguarda i trasporti e la consegna, perché l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione di farmaci, tecnologia sanitaria, abbiamo detto prima, dispositivi medico-chirurgici e prodotti agricoli e alimentari è garantita. Le merci di questo genere viaggiano senza problemi. Resta altresì consentita ogni altra attività comunque funzionale a fronteggiare l'emergenza. Quindi la serrata, insomma, è molto meno impattante di quello che si pensava all'inizio. Questa differenza di vedute ha causato anche forti attriti fra i sindacati e le associazioni di categoria degli industriali, degli artigiani, perché i sindacati vorrebbero una chiusura totale e
invece le associazioni di categoria la vedono un po' diversa, quindi ci saranno anche probabilmente tensioni sociali nell'immediato futuro. Noi andiamo a vedere adesso qualcuno dei nostri messaggi che ci arrivano, continuano ad arrivare tantissimi, il numero lo vedete in sovrappressione, 340-321-8806, grazie, c'è chi ci ringrazia, questo ci fa enormemente piacere, un messaggio che è arrivato in questo istante, grazie a Rete Veneta, l'ora di Tai Chi, Zumba e ginnastica dolce è veramente fantastica, tutte le mie amiche sono contentissime, ci scrive Laura da Verona, e quindi ci fa sapere che anche in provincia di Verona fanno un po' di movimento, un po' di moto con quello che proponiamo noi, e ci dice la nostra amica, andrà tutto bene, ne siamo certi, ne siamo convinti, basta che tutti noi facciamo quello che ci viene chiesto di fare. Naturalmente sono moltissimi messaggi di ringraziamento nei confronti del governatore Zaia, siamo orgogliosi, dicono i cittadini di Zaia, e c'è chi dice, questa è una provocazione che noi raccogliamo e vi giriamo volentieri, in modo che in queste ore in cui siamo tutti a casa a pensare anche un po' a quello che potrebbe essere, quello che potrebbe essere stato, c'è chi dice, buongiorno, qual è il miglior momento per attuare l'autonomia? Chiede che la regione o Zaia prendano completamente in mano la situazione, chiudano il flusso dei soldi verso Roma e trinceriamoci nella nostra regione, i Veneti sono unici. Insomma, la prima parte è anche condivisibile, visto che di autonomia si parlava ormai da 2 anni, da quando c'è stato il referendum, e non è più poi successo niente, si era arrivati a un punto critico delle decisioni, delle scelte su quella che poteva essere l'autonomia delle regioni, e adesso tutto è sicuramente fermo, se ne riparlerà a emergenza finita, però l'ultima parte, insomma, quella di trincerarsi immediatamente, potrebbe anche essere meno facile da fare e anche meno condivisibile. Adesso, prima di tutto, prima di parlare di altre cose, chiediamo alla regia di farci vedere il servizio in cui Roberto Marcato, assessore allo sviluppo economico, fa il punto della situazione delle aziende chiuse. È un video che ci ha mandato Marcato, che naturalmente abbiamo sentito anche in Skype, forse lo sentiremo anche oggi, e che lavora da casa e che produce una mole davvero impressionante di video e informazioni per parlare con noi, con i cittadini, anche in questo periodo di crisi. Prima richiesta al Premier Conte, mai più la presentazione di un decreto così importante, così restrittivo per l'economia del Paese, delle nostre regioni, senza aver prima firmato un testo definitivo. Questo ha ingenerato ovviamente incertezza, ha ingenerato panico, e oggi abbiamo bisogno di tutto tranne che di non certezza. Seconda considerazione, il DPCM elenca tutta una serie di aziende e di codici aziendali che consentono o meno di aprire le proprie attività. Il sacrificio che si chiede ai nostri imprenditori è grandissimo. Dopodiché vedremo quante aziende rimarranno chiuse, perché fra codici previsti e filiere collegate probabilmente non sarà così impattante, però si chiede comunque un sacrificio enorme ai nostri imprenditori. Ecco, l'economia sta facendo la propria parte e anche il governo deve fare la propria parte, e quindi innanzitutto mettere molte più risorse di quelle previste, ed è tutto evidente che quelle previste sono assolutamente inadeguate. Finalmente portare avanti la battaglia contro la burocrazia di questo paese, che è elefantiaca ed è una zavorra pesantissima, lo è sempre stata per la nostra economia, e questa è l'occasione per farlo davvero. Terzo, liberare quegli 83 miliardi di opere pubbliche già pagate e ferme per motivi amministrativi e burocratici. Questo era il punto della situazione con l'assessore regionale Roberto Marcato. Noi andiamo in pubblicità, state con noi, ci vediamo fra pochissimi minuti. Buongiorno, bentornati alla nostra diretta, siamo in edizione straordinaria per raccontarvi cosa sta succedendo in Veneto con l'emergenza coronavirus. Staremo con voi fino
a questa sera. Vi informeremo su tutto quello che succede nella nostra regione. State con noi perché fra poco, fra 20 minuti, mezz'ora, di solito molto puntuale il governatore Zaia, ci sarà il punto stampa dalla sede della Protezione Civile di Marghera, in cui Zaia fornirà intanto i dati relativi alla diffusione del coronavirus e poi quello che è il piano di emergenza per la gestione e il contenimento del coronavirus in Veneto. Ci sono medici, ci sono virologi, c'è veramente uno staff importantissimo che sta lavorando a questa emergenza. Saranno in conferenza stampa oggi con il governatore, quindi state con noi perché sarà davvero davvero importante per capire come vivremo i prossimi giorni. Ma una cosa che ci preme molto sottolineare è che anche se siamo chiusi in casa, anche se l'emergenza coronavirus ci costringe a cambiare le nostre abitudini di vita, si può sempre scegliere di aiutare gli altri in un momento di difficoltà. C'è un'associazione di imprenditori della Bassanese che si chiama Helios Onlus, un'associazione senza scopo di lucro che sta lavorando da moltissimo tempo per migliorare la qualità già alta della sanità veneta e locale in particolare. Hanno lanciato una raccolta di fondi per poter dotare la sanità ancora di strumenti più avanzati. Ecco lo spot che abbiamo fatto assieme a loro. Siamo tutti uniti nella battaglia contro il male invisibile, il coronavirus. Aiutiamo i nostri malati, aiutiamo il nostro ospedale a sopravvivere a questa pandemia. Associazione Helios, per questa emergenza, sta raccogliendo fondi per acquistare ventilatori, 10 letti da terapia semi-intensiva, 10 letti di terapia intensiva, un ecografo, 20 pulsiossimetri per dipartimento emergenza, per pediatria, per reparto ricoveri positivi, un sistema di broncoaspirazione e fibroendoscopio, monitor multiparametrici. Partecipa anche tu con un contributo all'associazione Helios. IBAN IT25U05-38-76-02-6000-0000-3534-5382. Contribuisci per vincere insieme. Avete visto, questo era lo spot, ma poi ve lo faremo rivedere più volte durante il giorno e potete trovare anche l'IBAN, tutte le informazioni per poter donare in modo che l'associazione possa fornire gli ospedali della Pedemontana, di Bassano Veneto, di nuove apparecchiature sempre più importanti per combattere questa emergenza. Facciamo invece un passo indietro, andiamo a sentire cosa ha detto nell'ultima comunicazione ufficiale al Paese il Premier Giuseppe Conte, parlando proprio delle misure che sono entrate in vigore ieri pomeriggio dal punto di vista normativo con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ma in pratica da questa mattina e da mercoledì, perché il lockdown cosiddetto inizierà veramente mercoledì in modo da consentire alle aziende 2 o 3 giorni per potersi organizzare e che ci accompagnerà per le prossime settimane. Ecco quanto ha detto il Premier. Oggi abbiamo deciso di compiere un altro passo. La decisione assunta dal Governo è quella di chiudere nell'intero territorio nazionale ogni attività produttiva che non sia strettamente necessaria, cruciale, indispensabile a garantirci beni, servizi essenziali. Abbiamo lavorato tutto il pomeriggio con i sindacati, con le associazioni di categoria, per stilare una lista dettagliata in cui sono indicate le filiere produttive delle attività dei servizi di pubblica utilità, quelli che sono più necessari per il funzionamento dello Stato in questa fase di emergenza. Continueranno a rimanere aperti tutti i supermercati, tutti i negozi di generi alimentari e di prima necessità. Quindi fate attenzione, non abbiamo previsto nessuna restrizione sui giorni di apertura dei supermercati. Invito tutti a mantenere la massima calma, non c'è ragione di fare una corsa agli acquisti, non c'è ragione di creare code che in questo momento non si giustificano affatto. Continueranno a rimanere aperte anche farmacie, parafarmacie, continueranno a venire assicurati i servizi bancari, postali, assicurativi, finanziari.
assicureremo tutti i servizi pubblici essenziali, ad esempio i trasporti, assicureremo ovviamente anche tutte le attività connesse, accessorie, funzionali a quelle consentite, a quelle essenziali. Al di fuori delle attività ritenute essenziali, consentiremo solo lo svolgimento di lavoro in modalità smart working e consentiremo solo le attività produttive ritenute comunque rilevanti per la produzione nazionale. Rallentiamo il motore produttivo del Paese, ma non lo fermiamo. Allora, rallentiamo il motore produttivo del Paese, ma non lo fermiamo e non si ferma neanche il flusso di WhatsApp, SMS, foto, video, immagini, tutto quello che voi ci mandate da casa, comprese considerazioni e anche racconti di vita. Per esempio ci racconta una nostra telespettatrice: salve a tutti, dobbiamo stare a casa. Questo ci fa piacere sentirlo, perché non ci stancheremo mai di ripeterlo, per il bene di tutti. Io personalmente, dice la nostra telespettatrice, sono stata in ospedale e mi hanno diagnosticato una polmonite. Sono sempre stata a casa, non so dove io sia stata contagiata, per fortuna il tampone era negativo. Grazie Zaia per quello che fai. Naturalmente un ringraziamento finale al Presidente, c'è in quasi tutti i messaggi. Quindi succede anche questo, succede che persone abbiano contratto una polmonite, siano state impaurite e terrorizzate durante l'attesa per il tampone, che poi il tampone sia risultato negativo. Però questa persona ha fatto la cosa giusta, si è isolata, è rimasta a casa. Sono Paolo da Conselve e quando tutto sarà finito dovremo fare una grande festa nazionale. Penso che il tempo dei festeggiamenti sia di là da venire, insomma ci penseremo quando tutto questo sarà finito. Adesso non è il momento di festeggiare né di pensare alle feste, è il momento di stare coperti, allineati e fare quello che ci si dice, che ci dicono di fare, ovvero stare in casa. Vediamo, ecco, grossa grana il virus, chiamarla grossa grana insomma è un eufemismo, ma affrontarla anche in questo modo può essere utile. Una battaglia che supereremo se saremo uniti e disciplinati come un grande popolo, le stesse premesse che dovrebbero accompagnare anche altre nostre battaglie storiche come l'autonomia. Sentite come ritorna in quasi tutti i messaggi la voglia di autonomia da parte dei veneti, che noi lo sappiamo bene perché nei nostri telegiornali in edizione ordinaria continua a girare l'orologio dell'autonomia, che ci segna i giorni che sono passati dal referendum nel quale i milioni di veneti hanno decretato di voler portare avanti il percorso di autonomia. Vediamo come andrà a finire anche questa. C'è chi dice: non vorrei che i furbi chiedessero in prestito il cane ai vicini, pur di uscire vanno bloccati. Naturalmente quella dei cani, lo diciamo sempre, insomma è una gestione che va fatta in modo oculato. I nostri amici non devono diventare una scusa per poter uscire spesso in barba a quelli che sono i consigli e i regolamenti. Sono 2 settimane che non usciamo di casa nemmeno per la spesa e la strada è piena di macchine anche oggi, supermercati chiusi. È un messaggio questo che ci è arrivato evidentemente ieri e che è finito nella lista odierna. Gente col cane, ma state a casa. Quindi anche ieri che c'erano i supermercati chiusi, in teoria nessuno aveva motivi per circolare, c'erano molte macchine, le abbiamo viste anche noi nei luoghi in cui abitiamo, e gente col cane in giro. Il cane è sempre consentito portarlo a spasso, ma a 200 metri da casa, perché vi ricordiamo che sono in vigore le ordinanze emanate dalla regione solo qualche giorno fa, che prevedono che si possa uscire ma solo fino a 200 metri da casa per fare passeggiate, sgancherci le gambe e portare fuori il cane. La spesa è garantita, naturalmente fatela in modo da che vi duri per tutta la settimana. Sono moltissime persone che ci chiedono informazioni sulla sperimentazione di farmaci che dovrebbe partire o addirittura essere già partita in Veneto. Si moltiplicano le voci su tipi di farmaci che sarebbero in sperimentazione anche nella nostra regione. Sentiamo cosa ha detto il capo della sanità veneta, Mantoan. Vi informo che AIFA ha dato l'ok alla sperimentazione e quel farmaco che vedete da 24 ore, del quale si parla in un video che gira dappertutto, che dice: guardate, i giapponesi hanno questo farmaco, adesso girano, sono tutti contenti. Serve o non serve, verrà sperimentato anche questo in Veneto e spero che da domani si possa
iniziare. Potrebbe quindi partire già nelle prossime ore proprio in Veneto la sperimentazione del farmaco giapponese che aiuterebbe a curare i sintomi del coronavirus, medicinale che già sta dividendo la comunità scientifica. Il condizionale quindi è d'obbligo, così come la cautela. Intanto il video del farmacista romano che da Tokyo ne decanta le lodi ha fatto il giro del web e ha acceso speranze. Nel momento in cui due settimane fa si sono resi conto, hanno cominciato a fare la sperimentazione, su alcuni casi, nel senso hanno provato a darvi alcuni casi di coronavirus, e si sono resi conto effettivamente che funziona alla grande, la gente ha ripreso a vivere. Non solo, si è tolta le mascherine, prima la avevano tutte. Tutti avevano la mascherina. Nelle prossime ore, per l'ok definitivo, si riunirà la commissione tecnico-scientifica di AIFA, l'Agenzia Italiana del Farmaco, di cui è presidente lo stesso Domenico Mantoan, numero uno della Sanità Veneta. È stato lui, dopo Zaia, a entrare nel dettaglio. Domani mattina la commissione tecnico-scientifica di AIFA partirà con l'analisi e con la definizione del nuovo trials clinico di questo nuovo farmaco, il favipiravir, lo devo leggere perché è un altro nome incredibile, che questo farmaco antivirale usato in Giappone. Fatto l'annuncio, però, è stata la commissione tecnica scientifica di AIFA a spingere alla cautela con tanto di nota stampa, dicendosi pronta ad adire le vie legali contro le fake news e confermando che il farmaco non è autorizzato né in Europa né in USA. Insomma, vietato coltivare troppe speranze, l'ultima parola va alla scienza. Ma non c'è solo il farmaco giapponese, diversi sono i medicinali in via di sperimentazione, come quello contro l'artrite reumatoide, che si sta già verificando anche negli ospedali veneti. Più in generale, lo stesso Mantoan parla di una semplificazione delle procedure. Su questo il governo ha dato un input molto importante, perché ha stabilito che tutti i trials clinici, tutte le sperimentazioni che si fanno sul coronavirus sono autorizzate da Comitato Tecnico Scientifico di AIFA e autorizzate dall'unico comitato etico, che è quello dello Spallanzani. Quindi in questo modo i tempi sono stati molto velocizzati. Quindi questa è la conferma in sostanza di quanto accadrà con la sperimentazione di farmaci importanti per combattere questa epidemia qui in Veneto, ma avremo notizie molto più importanti in arrivo sicuramente dalla sede della Protezione Civile di Marghera, dove fra pochissimi minuti, presumibilmente fra 10 minuti, un quarto d'ora al massimo, saremo collegati con la conferenza stampa del presidente Luca Zaia, che assieme a medici, virologi, ci sarà anche il rettore dell'Università di Padova, ci sono tutti i più alti livelli scientifici del Veneto in questo momento, che stanno elaborando una strategia per la gestione di questa emergenza. Quindi cambieranno di sicuro molte cose, almeno dal punto di vista dei protocolli sanitari. Vediamo che, abbiamo visto i dati questa mattina, le terapie intensive reggono l'urto dell'emergenza coronavirus, reggono gli ospedali, nonostante ci siano alcune tensioni per il fatto di avere da parte della regione determinato alcuni ospedali come quello di Sant'Orso o quello di Schiavonia come hub per l'emergenza coronavirus, e le persone si chiedono: ma per quanto rimarremo senza il nostro ospedale? Per tutto il tempo che sarà necessario è l'unica risposta che può essere data in questo momento di grande difficoltà. Andiamo a risentire, in modo poi da chiudere il pacchetto con le informazioni dal governo, quello che ha detto il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte su questo momento di crisi e di difficoltà, perché vi ripeto, l'ultima comunicazione ufficiale alla Nazione, che è stata fatta quasi a sorpresa nella tarda serata di sabato, ed è importante risentire le parole esatte usate dal Premier. È la crisi più difficile che il Paese sta vivendo dal secondo dopoguerra. In questi giorni durissimi siamo chiamati a misurarci con immagini, con notizie che ci feriscono, ci lasciano un segno che rimarrà sempre impresso nella nostra memoria, anche quando questo, ci auguriamo presto, sarà finito. La morte di tanti concittadini è un dolore che ogni giorno si rinnova. Questi decessi per noi, per i valori con cui siamo cresciuti, per i valori che ancora oggi condividiamo, non sono semplici numeri,
Quelle che piangiamo sono persone, sono storie di famiglie che perdono gli affetti più cari. Le misure sin qui adottate, l'ho già detto, richiedono tempo prima che possano spiegare i loro effetti. Dobbiamo continuare a rispettare tutte le regole, con pazienza, con responsabilità, con fiducia. Continuando ad arrivare messaggi alla nostra redazione, anche di ringraziamento per chi in questo momento sta facendo a discapito a volte della propria sicurezza o della propria comunque serenità, lavori che sono fondamentali perché il paese vada avanti. C'è chi ringrazia per esempio tutti quelli che continuano a lavorare per garantirci beni di prima necessità, camionisti, corrieri, agricoltori, commessi, operatori ecologici, noi ci mettiamo anche i giornalisti per amore della categoria, che continuiamo a informarvi, a raccontarvi quello che sta succedendo in Veneto con l'emergenza coronavirus. Continuate a scriverci, continuate a mandare sms, messaggi, WhatsApp, foto e video di come state trascorrendo il vostro periodo in isolamento a casa con i vostri cari o anche da soli, perché molti di voi sono costretti a rimanere da soli. Noi vi facciamo anche compagnia per tutta la giornata. L'inviate al 340-321-8806, che è il nostro numero. Ve lo ricordiamo, non potete, cioè potete, ma nessuno vi risponderà, non potete telefonare, è un numero che non è possibile usare come telefono perché suona a vuoto, insomma è un numero legato ad applicazioni che ci permettono di leggere gli sms e i WhatsApp in diretta nel momento stesso in cui arrivano, ma naturalmente non è un numero per le telefonate. Abbiamo parlato in questi giorni di solidarietà, stiamo parlando di solidarietà, vediamo che la solidarietà, il buon cuore dei veneti non si ferma mai, neanche di fronte a questa grave emergenza sanitaria che sta colpendo tutti. E c'è un'associazione che si chiama QAM, che sta lavorando in Africa anche in questi giorni, dove l'emergenza coronavirus sta muovendo i primi importanti passi. Ci sono persone che sono in Africa in questo momento a fare volontariato, a lavorare. Vediamo dalla nostra redazione padovana qual è la situazione. È il volto di Don Dante Carraro, direttore del QAM, a lanciare un messaggio che arriva dritto al cuore. La preoccupazione da organizzazione italiana per il nostro paese, il cuore a sperare che si riesca a non lasciare sola l'Africa, un continente fragilissimo dove da 70 anni lottano gli operatori sanitari di Medici con l'Africa. Anche noi, Medici con l'Africa QAM, stiamo soffrendo, partecipando al dolore di tante famiglie, di tante situazioni, di tanti operatori sanitari che si stanno spendendo in maniera encomiabile a servizio della gente. E poi l'Africa. Negli ultimi 3-4 giorni i casi sono passati da 500 a 800 in tutta l'Africa, anche i paesi dove noi lavoriamo stanno lentamente crescendo e la preoccupazione è forte. Perché? Perché i sistemi sanitari africani sono debolissimi e se l'epidemia si diffonde in questi paesi diventa veramente un disastro, può diventare un'ecatombe. All'Italia il QAM sta donando 4 respiratori per la terapia intensiva. Nel Veneto a Schiavonia, in Cremona, in Lombardia, Parma, in Emilia Romagna e Iesi, nelle Marche, per un totale di 100.000 euro. Volevamo fare anche di più, ma questo è quello che pensiamo di riuscire a farlo con l'aiuto di tutti. Quindi 4 respiratori per mostrare e dire, ma soprattutto per sentirlo dentro di noi, questa vicinanza a un territorio che in tanti momenti ci ha aiutato, adesso è questo territorio che ha bisogno e vogliamo essere vicini alla nostra gente anche in maniera concreta. E poi un appello per l'Africa più fragile che mai. Proteggere il nostro personale, perché sono operatori sanitari in 23 ospedali e abbiamo bisogno di mascherine, di guanti, di gel alcolici, camici, materiale di ricambio, monouso, e poi contenere l'epidemia. La misura più importante è anche quella di fare un centro di isolamento in ciascuno degli ospedali. Piccole tende dove isolare i casi sospetti.
Torniamo in studio, vediamo adesso alcuni messaggi, perché il fatto che sia in arrivo la conferenza stampa del Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, sta portando tantissimi telespettatori a rimanere incollati al televisore. Noi vediamo, perché abbiamo un monitor di servizio che ci permette di vederlo, che la conferenza stampa è in via di organizzazione, stanno preparando la selva di microfoni, eccola, vedete anche voi, avete il privilegio di vedere questo momento tecnico, di vedere la selva di microfoni che si troverà davanti Zaia, perché naturalmente per motivi di sicurezza sanitaria non viene più fatto il punto stampa con tutti i giornalisti assiepati attorno al Presidente o ai tecnici che parlano. Questo è fatto per consentire alla Regione di fornire tutte le informazioni in modo immediato ed essenziale ai cittadini, senza che gli operatori dell'informazione e gli amministratori siano soggetti a qualsiasi rischio. Ci chiedono i nostri telespettatori, è un problema di cui parliamo ogni giorno, però purtroppo è insormontabile, di poter mettere un microfono ambientale vicino ai giornalisti in modo tale da sentire le domande. Questo purtroppo non è possibile farlo per motivi di sicurezza, quindi le domande si sentono col volume un po' basso, poi invece la risposta del governatore del Veneto o delle persone, dei tecnici che parlano dopo di lui, è sempre molto chiara. Vi chiediamo un po' di pazienza, sono davvero situazioni tecniche che in questo momento, in cui è indispensabile privilegiare la sicurezza sanitaria, non sono superabili, o almeno non con i mezzi di cui si dispone nella sede della Protezione Civile. C'è chi ci chiede, buongiorno, sono con il nuovo decreto, posso uscire dal mio comune per fare la spesa di prodotti senza glutine? Ho tre figli celiaci. Questa è una domanda davvero, davvero interessante, che chiedo subito alla redazione di sottoporre a qualcuno dei nostri esperti. In teoria la spesa andrebbe fatta nel comune di residenza e i prodotti sono praticamente quasi sanitari, quelli per celiaci, quindi a naso la cosa si può fare. Saremo più precisi nel corso della giornata, adesso ci stiamo informando, cerchiamo di potervi rispondere nel modo più immediato possibile. C'è qualcuno che ci fa i complimenti, noi li prendiamo volentieri. Abito vicino alla pista ciclopedonale, spesso vedo persone incoscienti a passeggio, questa mattina 4 anziani, fate i controlli, grazie. Allora, noi di Rete Veneto naturalmente non possiamo fare i controlli, perché non è il nostro lavoro. Se vedete situazioni di rischio che possono rappresentare un problema per la salute pubblica in questo momento, quindi per esempio un capannello di 4 anziani senza mascherine che se ne vanno a passeggio su una pista ciclabile, basta avvertire le autorità, sicuramente ci sarà il modo di diminuire queste situazioni, di evitare i rischi senza dover multare o denunciare nessuno. Se poi vengono reiterati questi comportamenti, allora è giusto che si passi all'azione penale. Siamo certi che questi anziani, una volta spiegato loro cosa si può fare e cosa non si può fare, non lo faranno più. Vediamo. Non vorrei essere ripetitivo, continuiamo a trovarci turisti italiani, gente fuori provincia, come può essere? Perché non possiamo chiudere la provincia? Grazie Cristian da Belluno, questo è un nostro telespettatore bellunese che ci scrive. Allora, avete visto che nei decreti emanati ieri e annunciati la sera prima dal Premier c'è proprio questa è prevista proprio questa eventualità. In pratica le seconde case dovrebbero restare off limits per tutto il periodo della quarantena e dell'emergenza, soprattutto in questo momento in cui è necessario che le persone stiano in casa e non si muovano. Anche qui, se vedete che queste, per esempio, è una persona che abita in provincia di Belluno, zona turistica, ma questo vale anche per l'altopiano di Asiago, per molte altre aree, anche per il litorale. Se vedete qualcuno che va a occupare la seconda casa in questi giorni e si fa un paio di giorni di festa, di ferie, non sono cose che possono essere fatte. La delazione è una parola spiacevole, ma comunque la segnalazione è una cosa che va invece fatta alle autorità e tutto va segnalato. Non è per rompere le scatole ai vicini o mettere il bastone fra le ruote a qualcuno, è semplicemente per la vostra e la nostra
sicurezza per invece andare incontro alle esigenze anche economiche di una regione che sta lottando con tutte le proprie forze per debellare il coronavirus, vi facciamo vedere l'IBAN della regione. Eccolo qui. Sostegno emergenza coronavirus, intestato a Regione del Veneto, ci sono tutte le informazioni del caso. Lo trovate anche sulla nostra pagina Facebook e vi facciamo vedere adesso, perché la parte religiosa, diciamo, della giornata è sempre molto importante, la considerazione che il priore di Monteberico ha fatto con la nostra redazione di Vicenza proprio per questo periodo. Cari amici che ci seguite per la TV, ci stiamo interrogando in questi giorni su questa pandemia che ha raggiunto tutto il mondo e sembra non lasciare fuori nessuno di noi e nessuno dei paesi della Terra. In questo silenzio in cui siamo costretti, il nostro malgrado, ciascuno può anche riflettere su dove stiamo camminando, dove e a quale futuro ci apre questa situazione. Ho trovato di un spessore unico le parole. Questo era parte del messaggio, poi magari durante la giornata lo sentiamo o pure sui social avrete modo di vederlo. Andiamo a vedere a Padova qual è la situazione invece delle case di riposo che sono ancora sotto pressione. Fra casi positivi, decessi, la situazione è davvero molto difficile. C'è Zaia che sta arrivando, quindi non lanciamo servizi. Andiamo a sentire cosa dice il Presidente. Ringrazio la regia che puntualmente me l'ha segnalato. Meridiano. Una sedia per Mantovano. Una sedia da qua. No, no. Qua, direttore. La dottoressa Russo dov'è? Prego, si accomodi, dottoressa. Qua. No, il meridiano, aggiungiamo una sedia. Sta sedia di chi è? No, mettiamo il professor Meridiano. Allora, siamo qua a posto. Va un po' più in giù, va un po' più in giù. Grazie. Allora, grazie e buongiorno a tutti. Oggi, come al solito, alle 12.30 facciamo questo punto stampa. Facciamo questo punto stampa e ci tenevo a dirvi, ovviamente, oltre a riportarvi il bollettino della giornata, darvi anche un po' di dati. Oltre a salutare, ovviamente, la dottoressa Russo, il dottor Bosa. Dottor Francesco Bosa è Presidente della Croce Rossa del Veneto, la dottoressa Francesca Russo è la donna che per noi governa tutta la partita della prevenzione, quindi tutta la partita, diciamo, la nostra interfaccia degli isolamenti e dei tamponi, il professor Rizzuto è con tanto di mascherina, il nostro magnifico rettore dell'Università di Padova, il professor Andrea Crisanti, l'uomo macchina e l'uomo che ci porterà fuori dal mare in tempesta e quindi titolare del progetto che vogliamo presentare oggi, il professor Meridiano, che è presidente della scuola di medicina dell'Università di Padova. E dopo li sentirete. Due piccole considerazioni. Allora, i dati di oggi sono presto detti. Abbiamo 1487 ricoverati. 5.500 persone positive, 5.500 persone positive,
192 decessi, 329 dimessi e poi dei 1.400 ricoverati, 281 in terapia intensiva. Cosa dicono questi dati? Dicono che intanto non siamo davanti a un'influenza, perché abbiamo 1.400 letti occupati da cittadini che sono, hanno bisogno di cure sanitarie importanti. 1.400 letti vuol dire due bei ospedali di provincia. E siamo preoccupati del fatto che comunque non ne siamo ancora usciti. Abbiamo al momento realizzato 64.000 tamponi in Veneto. Voi sapete che a tutti noi riconoscono l'aver avuto, diciamo, questa intuizione, ma anche, diciamo, validata, poi ve lo dirà il professor Crisanti, da aspetti scientifici, il tema ovviamente importante di quello che è stato il tampone, l'isolamento. Abbiamo 15.000 persone in isolamento in questo momento e tutto quello che poi ne consegue, insomma. Cioè, noi continuiamo ad essere aggressivi nei confronti di questo virus. Abbiamo appena concluso un fine settimana importante. Lasciatemi ringraziare i Veneti per la responsabilità, il senso di comunità, il senso di solidarietà che hanno dimostrato rispettando la mia ordinanza. E l'ordinanza, qualcuno ha detto, ma perché hai messo i 200 metri? Perché noi in Veneti siamo così, vogliamo sapere anche qual è la misura. È forse la prima ordinanza della storia che è i 200 metri da casa, ma tutti si sono attenuti al rispetto di queste regole. Ed è fondamentale ringraziarli, perché è un sacrificio immane. Poi abbiamo visto che nottetempo, in questo fine settimana, è arrivato anche il DPCM col tema delle imprese e quant'altro, però noi continuiamo a seguire questa dritta. Chi è che parla? Continuiamo a seguire questa dritta, ovvero la volontà di confermare, visto che ci è stato chiesto, di confermare che le restrizioni stabilite dall'ordinanza regionale vengono mantenute. Quindi il tema dell'attività motoria dei 200 metri di casa, il tema della chiusura dei supermercati la domenica. Detto questo, chiedo ancora sacrificio per i Veneti, è un sacrificio che per noi è fondamentale, perché abbiamo capito che la prima cura, e poi lo diranno ovviamente il professor Crisanti, penso che mi darà ragione su questo fronte, la prima cura in assoluto contro il coronavirus siamo noi cittadini con i nostri comportamenti. Ed è fondamentale che il senso di civiltà e di comunità sia assolutamente presente in ognuno di noi. Detto questo, prima di passare la parola agli altri convenuti, due brevi considerazioni. Ringrazio tutti quelli che stanno facendo donazioni, li ringrazio di cuore. Anche oggi una famiglia importante, nota del Veneto, i Polegato, hanno voluto donare per questa causa 1.000.000 di euro. E ringrazio quindi Mario Moretti Polegato, che è il titolare di Geox, e il figlio Enrico Moretti Polegato, titolare e amministratore delegato di Adora, per questo ulteriore finanziamento. Si va sempre più ingrossando il numero di persone che stanno sostenendo questo progetto. Sostengono il nostro progetto di cura dei Veneti, di tutela della salute dei Veneti. Noi non possiamo cantare vittoria, non abbassiamo la guardia. Io dico ai Veneti che mi trovano, magari li incrocio al distributore piuttosto che in altre occasioni, e mi dicono, ma allora ne stiamo venendo fuori. Io dico che ne verremo fuori, ma ancora non è ora di abbassare la guardia. Non fatevi assolutamente ammagliare dal dato positivo di una giornata, perché può essercene un altro di negativo il giorno dopo. Siate ancora fermi e concentrati sul pezzo. È un sacrificio, stiamo subendo una pandemia che mai abbiamo conosciuto nella storia, è la vera pandemia dell'epoca, dell'era moderna, è una pandemia che coinvolge tutto il mondo, con gli annessi e connessi di tutto quello che porta. Infine, rispetto a tutti questi temi, io vi dico che noi continuiamo a sostenere le attività dei tamponi con non poche difficoltà, perché mancano materiali, mancano reattivi, e abbiamo messo in piedi una grande squadra, poi il professor Crisanti ve lo dirà, e cercheremo di fare in casa, però siamo convinti che questa sia la via. E qualcuno mi dice, ma qual è l'obiettivo? L'obiettivo è venirne fuori con le ossa rotte il meno possibile.
Stiamo sperimentando, ed ho concluso, dei farmaci, ne stiamo sperimentando all'Università di Padova, almeno 6 da soli o in associazione, evito di citarveli perché sembrano degli scioglilingua, a iniziare dal Tulicizè, comunque il famoso farmaco per l'artrite reumatoide piuttosto che altre partite, li stiamo sperimentando, vi dichiaro che per l'Avigan noi siamo pronti, non è che dobbiamo organizzarci, siamo pronti. Ovviamente siamo rispettosi delle leggi e quindi in virtù del fatto che dobbiamo avere un'autorizzazione alla sperimentazione da parte dell'Agenzia Italiana del Farmaco stiamo aspettando la loro deliberazione. Io penso che sia eticamente sostenibile che se c'è una minima opportunità, un minimo barlume di luce in fondo al tunnel che può essere o è il treno che ti viene incontro oppure può essere veramente un raggio di sole, ma noi comunque dobbiamo vedere se c'è quella luce e che luce è. Quindi io sono assolutamente favorevole alle sperimentazioni e inviterei la comunità scientifica tutta, che ne sa molto più di me di questi argomenti, di avere anche un approccio molto più liberale in questo momento dove c'è bisogno di sperimentare tutto quello che si può. E abbiamo università come l'Università di Padova, che è qui presente, che è in grado di prendere in mano un protocollo sperimentale e dirci se un farmaco serve o non serve. Passo la parola al professor Rizzuto, prego. Ci spostiamo di posto. E poi professor Crisanti, poi il professor Mendigliano. Scusa, mi prendo la mia mascherina. Buongiorno a tutti. Presidente ha giustamente detto che questo è la pandemia del secolo. Più grande shock che questo paese riceve dopo la Seconda Guerra Mondiale ed è uno shock, una guerra che vinciamo tutti assieme. Noi di questo siamo consapevoli, abbiamo la consapevolezza di essere l'istituzione scientifica che deve aiutare, deve mettersi in gioco per risolvere positivamente nel più breve tempo possibile questa crisi e lo stiamo facendo. Lo stiamo facendo perché come è stato giustamente citato, abbiamo colleghi, io ringrazio pubblicamente il professor Crisanti perché ci ha dato l'indirizzo in tempi in cui pochi lo dicevano. Questa è una malattia che si trasmette perché è un virus che vive solamente nelle persone, viene trasmessa da persona a persona. Noi abbiamo il compito, il dovere di interrompere questa trasmissione. E questa trasmissione la interrompiamo. Se interrompiamo questa trasmissione abbiamo risolto l'epidemia. E questo lo facciamo solamente in due modi. Il primo è stato detto, attraverso l'impegno di tutti i cittadini. Non possiamo sostituirci a questo, ma certamente possiamo tutti sollecitare i cittadini a continuare i comportamenti che hanno avuto e che sono l'aiuto più grande che tutti assieme diamo alla risoluzione di questa pandemia. Ma la seconda è quella di trovare le persone che sono in grado di trasmettere la malattia, perché ci sono persone che non possono stare in casa, le forze dell'ordine, i medici, il personale sanitario, chi fornisce i negozi, i distributori di alimenti. Queste persone lavorano, devono lavorare, ci garantiscono i servizi essenziali. Noi dobbiamo andare a cercare dovunque chi può trasmettere la malattia. Quindi un'opera di riconoscimento ampio, quindi applicazione di tamponi e diagnosi molecolare per trovare nel più breve tempo possibile è fondamentale. Se non facciamo questo, noi continuamente avremo centinaia, migliaia di trasmettitori inconsapevoli della malattia. E allora il progetto di attuare un campionamento ad amplissimo spettro è un progetto decisivo che si deve associare a quello che è il comportamento virtuoso di tutti i cittadini. Questo è un grande sforzo economico che la Regione sta mettendo in campo, organizzativo che la Regione sta mettendo in campo, ma alla quale noi diamo il nostro contributo. Lo vogliamo dare non solo attraverso le persone come il professor Crisanti, con la Scuola di Medicina, che su questo sono direttamente coinvolti, ma attraverso una parte ancora più ampia dell'università. Noi abbiamo chiesto ai laboratori di ricerca di mettere a disposizione le macchine. Abbiamo chiesto
ai colleghi di mettersi a disposizione generosamente, come fanno tanti volontari, spostando il loro ambito di ricerca all'aiuto al laboratorio su Crisanti per la diagnostica. La risposta è stata una risposta estremamente positiva. Abbiamo avuto decine di persone che si sono già rese disponibili per rendere possibile quello che adesso il professor Crisanti racconterà, che è un grande sforzo, e sforzo che richiede anche però delle competenze che sono competenze molto alte. Noi useremo le competenze di ricerca per permettere una diagnostica che altrimenti l'eccellente laboratorio del professor Crisanti da solo non sarebbe in grado di fare. Quindi l'università, e questo è il motivo per cui io sono grato dell'invito al Presidente, perché vogliamo testimoniare che l'università in questa battaglia è in prima linea, non solo attraverso i medici, attraverso il personale sanitario, ma anche attraverso tutte le competenze di generosità, di competenze in ricerca che può mettere in campo in questo momento. Grazie. Il professor Rizzuto ci ha ricordato una cosa importante, che le epidemie si combattono su tre fronti. Si combattono sul fronte dell'ospedale, con i ricoveri e la rianimazione, si combattono a casa, con la disciplina e imporsi di non limitare tutti quanti i contatti sociali, e poi si combattono con la sorveglianza attiva. Che cosa significa sorveglianza attiva? Significa andare a individuare e a stanare le persone che inconsapevolmente possono trasmettere questa malattia. Come abbiamo detto, ci sono delle classi di persone che sono a rischio, però la sorveglianza attiva va fatta anche intorno a quelle persone che stanno a casa e che accusano sintomi. Dobbiamo andare lì, dobbiamo fare la diagnosi e dobbiamo, a cerchi allargati, identificare tra i parenti, il primo cerchio ristretto, tra gli amici, il primo cerchio allargato, e tra il vicinato, chi gliel'ha trasmessa questa malattia. Perché se noi assumiamo che le persone obbediscono alla quarantena, è chiaro che chi gliel'ha trasmessa sta nell'ambito di quel cerchio. È chiaro che questo è un progetto estremamente ambizioso, che richiede una notevole capacità operativa, che è esattamente quello. La sfida più importante in questo momento è questa. Quindi la Regione sta coordinando tra tutti i laboratori delle microbiologie come disporre i macchinari, come recuperare come aumentare il personale e come distribuire i reagenti. È chiaro che questo è uno sforzo che vede coinvolte tutte le microbiologie del Veneto. Dal canto nostro all'Università di Padova, noi siamo passati, mi ricordo perfettamente il giorno di Vaux, da 100 a 1000 campioni al giorno, a 2000 che ne abbiamo fatti ieri, e contiamo di arrivare a 4.500 durante la prossima settimana. Chiaramente è una sfida immane, perché nel frattempo c'è una rincorsa pazzesca in tutta Europa e in tutto il mondo a queste macchine, e quindi anche da qui il contributo prezioso dell'Università di Perugia, ma io direi di tutte le università, scusa, di Padova, tutte le università del Veneto dovrebbero contribuire a questo recupero di macchinari. Quindi, poi ecco, devo dire anche un'altra cosa: abbiamo fatto recentemente un acquisto importantissimo, non dico come e dove perché altrimenti si scatena la caccia alla macchina, di una macchina importantissima che aumenta la capacità di decine e decine di volte. Quindi stiamo in una fase, come si è detto, di scalabilità di tutto quanto il sistema. Quindi ecco, il messaggio che vorrei dare è che ci vorrà un po' di tempo prima che arriviamo a regime. Quindi ecco, questo voglio dire, non è che da oggi a domani le persone si devono aspettare che noi cominciamo a fare 30-40 mila test al giorno. È un passo dopo la volta. Noi pensiamo che nella prossima settimana la Regione ci ha dato il compito di arrivare quasi al raddoppio della capacità, e poi via via cercheremo di scalare a una metrica più alta. Insomma, ecco, questo diciamo è quello che vogliamo fare. Cosa ci si aspetta nei prossimi giorni? Ecco, questo pure è importante. Il successo di questa iniziativa lo dovremo misurare con l'aumento del numero dei casi positivi che andiamo a scovare, e allo stesso tempo più casi positivi scoviamo, meno persone si ammalano, meno persone vanno nell'ospedale, meno persone vanno in terapia intensiva. Quindi quello che noi dobbiamo vedere è un aumento dei casi e una diminuzione delle persone in ospedale e un aumento delle persone e una diminuzione delle persone in terapia intensiva. Questi sono i parametri. Quindi dobbiamo diminuire quel valore, quella frazione tra ospedalizzati e casi totali, terapia intensiva e casi totali. Questo numero deve diventare sempre più piccolo.
Questa è la misura del nostro successo. Arrivati già una caratteristica veneta, se tu guardi. Sì, che è già una caratteristica veneta, ci stiamo già molto vicini a questa, adesso incrociamo le dita, ma diciamo il Veneto, non so se posso dirlo, ma insomma, non, insomma ci sono degli indicatori molto positivi da questo punto di vista. Arriviamo alla fine. Da questo punto di vista, poi casomai lo dirò. Quindi, ecco, questo è questo che ci si deve aspettare. Poi arriverà un punto di flessione in cui i positivi incominceranno a calare in parallelo alle persone ospitalizzate e alle persone in terapia intensiva. Ecco, questo diciamo è quello che ci si aspetta, è quello che vi dovete aspettare, quali sono la metrica del successo di questa operazione. Aumento del numero dei positivi, diminuzione dei ricoverati e delle terapie intensive fino al punto di flessione in cui cominceranno a calare tutti. Ecco, questo ci vorrà un po' di tempo perché è una sfida immane, perché chiaramente noi ci preoccupiamo di identificare sia gli individui a rischio, come ha detto il professor Rizzuto, e qui ce ne sono tantissime categorie, sono praticamente le persone che lavorano nei cassieri dei supermarket, sono i poliziotti, e sono tutti quelli che negli uffici pubblici sono a contatto con il pubblico, e poi i vulnerabili, perché ci sono sicuramente delle categorie vulnerabili che noi dobbiamo proteggere, e sono gli anziani nelle case di riposo. Noi non vogliamo che il virus entri là dentro, perché sappiamo perfettamente cosa possa fare. Quindi è chiaro che questa è una delle nostre priorità, screenare il personale delle case di riposo, identificare all'interno delle case di riposo se ci sono degli anziani che sono positivi, perché è chiaramente che a loro va sicuramente la nostra solidarietà, sapendo quello che può succedere se il virus entra in una di queste comunità. Ecco, penso che io ho finito. Grazie. Professor Merigliano. Professor Merigliano, presidente della scuola di medicina. Buongiorno a tutti. Allora, la cosa importante di questo progetto è, come ha detto il professor Rizzuto, da un lato il contributo di tutta l'università e della scuola di medicina, dall'altro la forte volontà di coordinamento tra le strutture e soprattutto con il sistema regionale. Se dobbiamo fare questa operazione, che è fondamentale, dobbiamo anche garantire che comunque il sistema funzioni in quello che è la capacità ordinaria. Quindi deve essere un qualcosa che va al di sopra, al lato, e che potenzi il sistema ordinario e contemporaneamente che sia perfettamente coordinato e integrato. Per cui il grande sforzo è stato quello di trovare il progetto, di trovare le persone disponibili a farlo su base volontaria o su base comunque organizzata, e soprattutto integrarsi perfettamente nel sistema sanitario, perché tutti i positivi che verranno trovati con questo sistema devono essere in linea col sistema di protezione, di sorveglianza, perché altrimenti non funzionerebbe. Allora abbiamo cercato di trovare la quadra, che è stata trovata nel progetto del professor Crisanti, nel supporto logistico del Comitato regionale della Croce Rossa, perché il progetto vale su scala regionale e sarà attivato per cerchi concentrici. Per cui partiamo da Padova perché siamo più vicini all'università, stiamo raccordandoci con i sistemi informativi, ma la Croce Rossa ha già messo in campo 15 squadre divise per provincia, in modo che a regime, progressivamente, in maniera molto coordinata, perché anche qui, come si diceva prima, non bisogna saturare le capacità, ma bisogna essere coordinati e quindi crescere al crescere della capacità organizzativa. Il cuore del sistema ovviamente andrà a tamponare tutte queste persone che sono state dette, coordinandosi con il sistema di prevenzione, che continuerà a garantire da un lato l'ordinario funzionamento, ma soprattutto tutta l'attività di controllo dei pazienti positivi e domiciliati. E in questo senso volevo ringraziare ancora una volta la Scuola di Medicina, perché abbiamo deciso con una delibera che tutti i tirocini degli studenti che sono, come sapete, lauree abilitanti, quindi tirocini per l'esame di Stato, che avrebbero dovuto essere svolto presso i medici di medicina generale, che in questo momento sono sottoposti a delle pressioni umane, professionali, di rischio enormi, e quindi avrebbero fatto fatica a fare i tutor, li abbiamo dirottati sui sistemi territoriali per fare il recall in perfetta sintonia.
scaricando sul sistema circa 400 giovani medici in formazione che daranno una spinta enorme, perché siamo passati da controllare 50-60 persone ospitalizzate e adesso siamo 1500. Quindi bisogna assolutamente pensare non solo al prelievo, ma anche a ciò che si genera post, altrimenti si generano delle aspettative e poi non si possono dare risposte. Quindi il disegno che è stato organizzato insieme, partito come progetto di ricerca, poi è stato rivisto, poi è stato riorganizzato, proprio perché sia un sistema che possa dare una risposta completa. E come ha detto il governatore, parte, ma ha bisogno dei suoi tempi per allargarsi a cerchi concentrici. Ultima cosa, è assolutamente fondamentale, come ha detto il rettore, lo sforzo che stanno facendo moltissimi ricercatori, non solo della scuola, ma di tutta l'area biomedica dell'università, per recuperare macchine, macchine e persone, che ovviamente non sono quelle macchine e persone di tipo laboratoristico da migliaia di numeri, ma anche 150-200 test al giorno è un po' il concetto del tanto poco fa una grande massa. E quindi da questo punto di vista l'ultima cosa che vorrei dire, perché l'ho detto stamattina al governatore, la settimana scorsa c'è stata il gruppo degli cinesi che sono stati in Veneto, sono stati a Padova, guidati dal vicepresidente della Croce Rossa cinese, hanno vissuto 2 giorni dentro in azienda e devo dire che la cosa che più li ha sconvolti, in senso positivo, è stata le nostre semi-intensive, cioè l'aver creato delle strutture che sono una via di mezzo tra il reparto e la rianimazione, dove si cerca di tenere i pazienti ancora coscienti, supportati dai famosi caschi, eccetera, che è un'esperienza che loro non avevano, ma che hanno valutato con grandissimo interesse, perché non ha saturato le rianimazioni, ma ha dato grossa risposta a quei pazienti che non erano in grado di gestirsi da soli. Grazie Presidente. Grazie Prof. Lascio la mia poltrona, postazione. E allora sì, grazie. Volevo ringraziare ovviamente ancora il dottor Bosa per la Croce Rossa, ringraziare i miei assessori che sono qui oggi, gli assessori Lanzarin e Bottacin, quindi alla sanità e alla protezione civile. Ancora un grande ringraziamento al dottoressa Russo, che lei per noi è la donna dei tamponi, degli isolamenti e di tutto il processo che si è fatto, perché onore al merito, noi siamo partiti con lei e se oggi abbiamo 65.000 tamponi fatti e 15.500 persone isolate è dovuto al fatto che comunque la dottoressa insomma, ha curato questa regia fin dall'inizio. Prima di passare tecnicamente alle domande, ricordo ancora, non vorrei creare incidenti diplomatici, sul fronte donazioni abbiamo un incremento importante. Ripeto, ringrazio oggi Enrico Moretti Polegato di Diadora e Mario Moretti Polegato di Bergeox per 1 milione di euro, che è una grande donazione. E i prossimi giorni, nei prossimi punti stampa, ricorderò anche di volta in volta coloro che hanno voluto donare e aiutare questi processi, perché poi la macchina che andremo a prendere, io spero nottetempo anche con l'aereo, andremo a prendercela, ci permetterà di spingere molto di più sui tamponi. Quindi grazie un po' a tutti i presenti. E infine farei così, per evitare pasticci, se avete domande per me le fate, poi io esco e poi di conseguenza chiamate il presidente, il rettore, il professor Crisanti che sono qui o chi volete. Prego, a me le domande. Fatele quelle a me, poi io mi alzo, cedo il posto e andiamo. Ci sono ancora polemiche in corso in queste ore tra i sindacati e il governo sul decreto che blocca le attività della lista dei 95 categorie ammesse al lavoro. È sufficiente, è riduttiva, si può migliorare? Ma guardate, io devo essere sincero, ad oggi abbiamo lavorato su più fronti, perché abbiamo avuto 2 videoconferenze questa mattina e quant'altro, ho letto anch'io che c'è polemica, spero trovino un punto di equilibrio che sia il punto verso il quale tutti dobbiamo andare, nel senso che
in un momento tragico come questo, cioè, non ci servono ovviamente conflitti sociali, questo è poco ma sicuro, non aiutano. Dopodiché io non sono un esperto di queste robe, dico, sono al fianco delle nostre imprese, molte imprese hanno chiamato perché sono andate in difficoltà, altre vorrebbero delle deroghe. Mi sembra di aver capito che dal DPCM è delegato il prefetto, quindi cercheremo anche noi di segnalare il prefetto. Dopodiché è giusto che le parti sociali presentino le loro richieste, come del resto lo hanno fatto quando sono andate dopo l'11 marzo a fare l'accordo nazionale per tenere aperto. Prego. È sufficiente? Resta in vigore fino al 3 aprile. Sì, sì, fino al 3 aprile. E non confligge in nessuna maniera con quella nazionale? No. Abbiamo fatto una verifica. Ah, attenzione, non è una prova muscolare, perché come vi dico, noi non vogliamo fare prove muscolari. Abbiamo fatto una verifica giuridica e l'ufficio legale ci dice che resta in piedi, perché altrimenti bisognerebbe revocarla, perché ha pieno titolo di restare in piedi, perché il DPCM richiama un DPCM che prevedeva la possibilità di fare ordinanza da parte dei governatori, per cui essendo rimasto in piedi questo passaggio non è assolutamente impropria ed è assolutamente in linea. Sì, sì, è quella della Diasoni, è quella col dischetto, avrei visto, quella con gli 8. Ne arrivano 11 già oggi, verranno dedicate ai pronto soccorso in maniera tale che si fa, non è per grande scala, ma è direttamente per il pronto soccorso. Il tampone resta, poi c'è anche il professor Crisanti, il tampone resta la grande scala, questa è un'attività di pronto soccorso. Ha un dischetto di 8 campioni e ci mette un'ora. Invece con i tamponi, se ci sono, reattivi, facciamo molto più lavoro. Un punto invece sull'arrivo delle dotazioni sanitarie, respiratori, mascherine, ma guarda, posso dire che ho visto prima un dato, lo dico, mi sa che non l'ho preso. Abbiamo 13,5 milioni di dispositivi in arrivo e in parte sono anche arrivati. E posso anche dirvi che abbiamo finalmente trovato delle FFP3, ne abbiamo trovati 2 milioni di pezzi ieri sera nel mondo, cioè non so da dove vengono, e nel senso che so da dove, qual è l'interlocutore, però immagino che le provenienze siano sempre quelle asiatiche. E abbiamo comprato in questo periodo, abbiamo comprato in Sud America, abbiamo comprato in Europa, abbiamo comprato un po' dappertutto. Attenzione che è difficile arrivare a quantitativi come quelli che sto annunciando io adesso, punto. E quindi Presidente, non sono quelle promesse dal commissario Arturi che ieri aveva assicurato che tutte le regioni oggi avrebbero ricevuto i dispositivi di protezione? No, non ho contezza degli arrivi, ve lo diciamo in maniera formale, però io sto parlando di quelle che abbiamo comprato noi, che siamo riusciti a trovare. Fermo restando che debbono scaricarle, cioè, siccome ce ne sono già sparite 550.000 dalla Svizzera una settimana fa, vi dico che questo è l'ordine, carte alla mano, pagamenti fatti, dopodiché vediamo se succede qualcosa nel frattempo. Stanno arrivando anche respiratori meccanici, ho richiamato Roma perché ci sono la fornitura Consip e mi aspetto, io ho fatto una richiesta di 200 respiratori e penso di essere quello che ha più titolo di chiedere respiratori in questo momento, visto e considerato che al momento noi non ne abbiamo avuti tanti come Consip. Non è una critica, ma vi dico che nelle forniture noi attualmente siamo a 49 respiratori arrivati. Fino a quanti tamponi si potrebbe arrivare in Veneto? 20.000. Tra un po', non subito. Tra un po' 20.000. Ah, guardi, consideri che noi già ne abbiamo 65.000 già fatti, consideri che penso che si andrà avanti finché non finisce questa tragedia, cioè non è che anzi forse ci sarà anche il follow up post, perché questa bestia non è che la conosciamo proprio bene, se non vorrei che qualcuno pensasse che apriamo l'ombrellone e finita lì, cioè è bene che restiamo sempre con la guardia mezza alzata per seguire lo sviluppo. Altro? Ma 20.000 al giorno, sì, tutto il sistema Veneto,
tutto il sistema Veneto potrebbe arrivare a regime con macchine che funzionano ancora attive. Arriviamo prof a 20.000? Fra 2-3 settimane sì. C'è un sacco di roba a disposizione, però guardate, ce n'è una molto banale on the road. Un positivo asintomatico contagia 10 persone. 10 persone positive asintomatiche ne contagiano a loro volta 10 persone a test. Capite che l'andamento è esponenziale. E una terapia intensiva prima o poi verrà occupata da qualcuno che non è stato intercettato. Sì, sono rispettate. Quindi rimane quella tabella, per prima tutta il mondo della sanità, le case di riposo e poi a seguire. Ovviamente il prof, il professor Crisanti, poi curerà particolarmente anche la parte, diciamo, on the road di test a campione. Quando partiranno tutti i test a campione con gente che viene fermata per strada? Partiranno quando, quando riuscirà a mettere in piedi, ecco. Ci sono, cioè, le priorità, no? Prima, allora, gli anziani, prima i vulnerabili, poi gli esposti e poi, certo, la popolazione. Posso dire una cosa? Cioè, un discorso, far vedere, parlo di qualche video straniero, far vedere qualcuno in camice che infilza un guidatore lo stecchino nel naso, un discorso è fare il lavoro che abbiamo fatto noi. Perché se volete l'immagine che infiliamo lo stecchino nel naso a qualcuno, andiamo sul parcheggio e ve la facciamo vedere subito. Ma noi stiamo facendo roba molto più seria. È una questione di priorità sociale, no? Quindi vulnerabili, poi gli esposti e poi finalmente campionare la popolazione. Le ultime domande poi vi lascio loro. Stiamo parlando di salute. Chiedo, è necessario tenere i tabaccai aperti? Sono molto preoccupati, la categoria è veramente a rischio e si chiedono da farsi. E se parliamo appunto di salute, io penso che potrebbe essere un'occasione per magari ci far smettere. Sì, sì, ma guarda, cioè, penso che sia che qui dentro, se facessimo un referendum, tutti la pensano alla stessa maniera. Poi non so quali siano state le logiche. Affronteremo anche questo tema, ma vi ricordo che noi stiamo sempre parlando di un dispositivo nazionale, quindi di un DPCM e non di un'ordinanza regionale. Altro? Abbiamo poi lascio la postazione al professor Crisanti, se non ci sono più domande per me lascio la postazione, gliela lascio prof. No, si metta qui, meglio, si metta qui, io vado fuori, ci vediamo dopo. Saluti, comportatevi bene. Proviamo. Domande per il professor Crisanti, se no io vedo con me. Oh mamma mia. Ho una domanda dalla trasmissione Petrolio diretta, l'altro partecipato. Come funziona la sorveglianza attiva? Lo abbiamo visto in un reportage in Corea del Sud. Anche qui funzionerebbe nello stesso modo? Guardi, ci sono diversi metodi di sorveglianza attiva. Chiaramente la sorveglianza attiva effettuata in Corea del Sud è anche sostenuta da strumenti informatici che noi non abbiamo. Quindi è chiaro che non useremo gli strumenti informatici per la tracciabilità di mobilità delle persone, anche perché qui non si può muovere nessuno. Quindi noi assumiamo che le persone obbediscono alle ordinanze e se ne stanno a casa. Quindi la nostra tracciabilità, faccio un esempio, supponiamo che una persona si sente male, telefona all'ufficiale sanitario e dice che pensa di avere l'infezione da virus, il professor Meridiano manderà la sua squadra, farà il prelievo alle persone che stanno lì intorno, agli amici, ai parenti, e se sta in un edificio lo faremo a tutto l'edificio. Con questa è sorveglianza attiva. Se sta in una casetta cercheremo di vedere 4-5 casette intorno per fare appunto per quei cerchi allargati che sono famiglia, amici e vicinato. Questa è sorveglianza attiva, sono tre cerchi concentrici che devono essere via via coperti. Guardi, io non sono nelle condizioni di commentare sui laboratori privati, le dico quello che facciamo noi. Noi in questo momento siamo a 2.000-2.200 tamponi al giorno, contiamo per la fine della settimana di arrivare a 4.000, contiamo appena arriva quest'altra macchina di raddoppiare ulteriormente. Questo sforzo sarà seguito da tutti i laboratori del Veneto
che verranno coordinati da una struttura a parte, che riceveranno via via macchinari, cioè deve essere una cosa organizzata. Qui non è che uno può iniziare a fare io ne faccio 100, io ne faccio 200, ci deve essere un coordinamento, questo coordinamento sta per essere messo in piedi, quindi i vari macchinari verranno allocati ai vari laboratori e gli si chiederà di raggiungere una certa quota. Guardi, senta, io penso che sia una cosa molto complessa, però io vorrei capire come mai. Guardi, adesso glielo spiego, va bene? E in queste situazioni noi possiamo contare su questa situazione di fortuna e a Lombardia invece. Guardi, adesso lo spiego. I morti, cioè la percentuale di decessi del Veneto è leggermente più alta della Cina, ma comprensibile sulla base della differente età media degli italiani. Quindi il fatto che in Veneto ci abbiamo il 3%, 2,8 rispetto al 2,2 della Cina, diciamo, è una cosa che normalizzata per l'età sono sicuro che più o meno è uguale. Il problema dei morti nella Lombardia e nel resto d'Italia dipende dal fatto che non si fa diagnosi. All'appello mancano 250.000 casi di infezione, che sicuramente ci sono, perché non è che il virus della Lombardia è diverso dal virus del Veneto. Se noi normalizziamo utilizzando il numero dei morti che è come costante e rinormalizziamo rispetto alla percentuale di asintomatici, noi ci troviamo di fronte, dal punto di vista matematico, a circa 600.000 contagiati, perché la verità è questa. E gli italiani lo devono sapere, perché quel numero che noi vediamo, quei 56.000, non è il numero giusto. È stato fatto notare più volte dall'Università di Torino, da diversi altri istituti, che il vero problema è che c'è un'epidemia in atto di dimensioni notevolissime. E questa è la verità. Allora, mi spetti... Sicuro, perlomeno. Per cui è ingiusto accusare il servizio sanitario della Lombardia, che è stato inondato da questi numeri. Guardi, i numeri stavano a voi. Nel 20 febbraio c'erano il 3% di infetti. Se uno a un certo punto assume, ma le altre regioni d'Italia che erano state zone rosse, quanti infetti ci avevano? Questi numeri non è che li devo io, né li devo pubblicare, perché l'ha pubblicata la Protezione Civile. Se lei fa il numero 3% con un R0, lo stimo basso del 2, i calcoli si fanno presto, si arriva a proporzioni del 20-25% di infetti ad oggi. I numeri stavano a VO, quindi non è che VO è uno studio, che è uno sul VO, i dati sono stati pubblicati, stavano sotto gli occhi di tutti, guardi. Ma l'area di bomba anche altre, noi abbiamo fatto tamponi a tutti, quindi abbiamo sicuramente limitato, non so, guardi, il Veneto è risultato di due cose: primo, i numeri del Veneto sono i più reali di tutta Italia, perché lei lo vede dalla percentuale dei morti rispetto al totale, e poi in Veneto sistematicamente dall'inizio noi abbiamo fatto tamponi a tutti in collaborazione con le strutture epidemiologiche del territorio, quindi quei 40.000 tamponi hanno avuto un impatto gigantesco sul numero dei ricoverati e sul numero dei morti. Quella è stata un'autentica follia. Io, che vuole che vi dica? Se devo... Forse non ho capito, 20-25% della popolazione italiana in questo momento? No, io ho detto nelle zone rosse, non fraintendetemi. Io ho detto che se vogliamo rimettere a posto i numeri e diamo per fissa la mortalità, che il virus del Veneto è uguale al virus della Lombardia e di altre regioni d'Italia, manca un appello
perlomeno 250.000 sintomatici e un altri 200.000 sintomatici. Solo così i numeri vengono a posto. Cioè 250.000 in Italia? Sì, in tutta Italia, ma la maggior parte chiaramente stanno in Lombardia. Posso chiedere come funziona la sperimentazione proprio tecnicamente? Sono 6 farmaci, incuriosisce capire un po'. Guardi, lei fa la domanda alla persona sbagliata, perché io faccio il microbiologo, non faccio solo il microbiologo. Primo giro di domande qua, poi passiamo ai quotidiani, poi come nei giorni scorsi con ordine, facciamo anche i colleghi che di nuovo una seconda rapida di domande. Distinguiamo le persone però, non si può chiedere al professor Crisanti motivi organizzativi e che di cui dovrà rispondere evidentemente o la dottoressa Russo, l'assessore Lattari, cerchiamo di selezionare le persone a cui facciamo domande, ci sono vari aspetti della questione. Certo. Guardi, no, no, guardi, non è random, è una questione di priorità, come l'ho detto prima, nelle categorie specifiche partiremo dalle case di cura, perché noi partiamo dai più vulnerabili, dopodiché sempre a scalare verificheremo con le autorità della regione quali sono, questa poi è anche una scelta politica, chiaramente non è che la posso fare io, no? È chiaro, la regione ci dirà, per noi le categorie che vanno identificate sono queste in ordine di preferenza. C'è un documento, collega, che abbiamo dato nei giorni scorsi, che vedremo alla fine, che indica proprio tutte le categorie di ordine per priorità. Si andranno in supermercato? Guardi, dipende chiaramente dalle situazioni e dalla logistica. Magari il professor Mevigliano, se vuole commentare su questa cosa, che forse magari così. Domanda al professor Cresanti, per cortesia, e poi passiamo al dottor Mevigliano e al professor Nazzarini. No, guardi, non è, l'ho detto, è una domanda alla persona sbagliata, perché io non faccio l'infettivologo, quindi non somministro terapie. C'è anche il dottor Mantoan dell'AIFA, che dopo ci racconterà gli aspetti dei farmaci. Andiamo avanti con gli aspetti epidemiologico e tamponi. Se no, chiudiamo... Bergamo, professore, lei ha detto che quindi purtroppo è stato un clamoroso errore non bloccare, ma fare un cluster per isolare... Senta, guardi, io penso che... No, senza far polemiche, io penso che dal punto di vista epidemiologico, senza far polemiche, la procedura corretta sarebbe stata bloccare le zone rosse all'inizio, 25 giorni fa, tutti fermi, che nessuno si muova, né fabbriche, né negozi, né tutto, si fanno i tamponi e si vede qual è la prevalenza dell'infezione e poi si prendono decisioni informate per bloccare. Io avrei fatto questo, perché le epidemie, come ho detto, sono ospedali. E quarantena e sorveglianza attiva, cioè non ci sta un'altra ricetta, ecco. Allora adesso un attimo ai colleghi presenti, diamo un po' spazio ai quotidiani che mi chiedono cose. La collega Nicoluzzi Moro, arrivo subito, mi chiede sempre sui farmaci, non saprei chi può rispondere, io direi di far rispondere alla fine al dottor Mantoan. La collega Banzan mi chiede invece quanto costerà l'operazione, chi paga, e direi che può rispondere l'assessore Lanzarino per la regione. Prego, se vuoi dare, accendere il microfono un attimo. Sì, sì, mi sposto. No, là. Metta là. Pensavo si sentisse. Avete allora, sentito quindi tutta la conferenza stampa, adesso stava parlando l'assessore Lanzarini, eventualmente se i nostri colleghi in diretta da Venezia ci fanno sapere che ci sono informazioni importanti, andremo a sentire anche queste informazioni. Questa era la conferenza stampa integrale di Luca Zaia. Noi però adesso facciamo, siccome è giusto passare da temi importanti a temi un po' più leggeri, vi facciamo vedere un gran numero di foto e video che ci sono arrivati da voi telespettatori da casa e che noi abbiamo raccolto con un po' di musica per farveli vedere tutti assieme. Se ci saranno cose importanti, se torna Zaia, rientriamo immediatamente e vi facciamo vedere cosa sta succedendo a Marghera. Ecco le vostre foto e i vostri video.
Io a questo punto però sento la Lanzarin che parla e potremmo effettivamente sentire cosa sta dicendo l'assessore alla sanità. Che... del personale sanitario, del personale delle strutture per anziani, dei farmacisti, dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta. L'università, quindi l'Università di Padova con il professor Crisanti, collabora con noi e quindi farà una fetta di questi, adesso individuiamo quale fetta appunto di queste categorie, che poi può essere allargata. Abbiamo detto che la categoria che secondo noi è prioritaria in questo momento è la categoria delle strutture per non autosufficienti, le case di riposo, dove abbiamo già iniziato, ma siccome sappiamo che si tratta di 360 case di riposo in Regione Veneto con 30.000 posti letto più tutti gli operatori, voi capite che stiamo parlando di una mole di persone importanti. Dopodiché si procederà quindi sempre in accordo con l'Università di Padova, il professor Crisanti, rispetto a quelle che sono le altre filiere, che possono essere le cassiere dei supermercati, le forze dell'ordine, oppure altre categorie che noi riteniamo opportune. Sull'aspetto economico, la Regione si fa carico e si sta facendo carico dell'acquisto di tutto il materiale e le attrezzature necessarie. Dopodiché ci saranno appunto dei rapporti che verranno poi diciamo così definiti rispetto ad altre prestazioni. Però i macchinari quindi fanno parte già del bilancio che come Regione, come azienda zero stiamo acquistando. Quindi non c'è diciamo un quid economico rispetto a un progetto, ma eventualmente dei costi che ne usciranno alla fine. Spero di essere stata chiara, di aver risposto. Approfitto della presenza sua per un'altra domanda del collega Tomasini, no. Di dire. Sì, no, volevo anche dire, cioè ricordiamolo, le 714 persone che vi ho citato che fanno parte dei 9 dipartimenti di prevenzione della Regione Veneto, uno per ogni singola azienda, sono quelli che vanno fuori, fanno il tampone, ma sono anche quelli che poi fanno il controllo e quindi l'isolamento fiduciario con le telefonate di controllo e che fanno anche poi tutta la parte di indagine epidemiologica, quindi completano la filiera. Così ci siamo forse ben capiti rispetto al procedimento. A chi fa cosa? Sì. E considerando, dice il collega Tomasini, di dire l'inevitabile sovraccarico delle strutture, quanto tempo richiede l'analisi di un tampone? Perché dice il collega, in alcuni casi si è verificato un certo ritardo nella consegna dell'esito del test. Abbiamo avuto dei ritardi, ha avuto dei ritardi, lo può confermare credo anche il professor Crisanti, perché Padova, chiaramente, che ricordiamo era il primo e unico centro previsto in Regione Veneta per l'effettuazione dei tamponi, ha diciamo così accumulato tutta una serie di tamponi da processare. Oggi, insomma, con laboratorio che è H24, con l'università che ha messo a disposizione anche gli altri laboratori, crediamo insomma di riuscire a smaltire in tempi più brevi rispetto appunto alla processazione dei tamponi. L'ultima domanda della collega Giacomo, ne fate tre, ma tu avevamo in realtà già risposto. La carenza di materiali e di reagenti, che era già chiesto anche prima, non rischia di rallentare tutta l'operazione? Allora, oggi con i macchinari che citava il presidente Zaia, che stiamo acquistando, abbiamo cercato di fare il proprio, quindi abbiamo cercato di trovare delle soluzioni alternative rispetto alla carenza di reagenti e carenza di materiali. Quindi, insomma, rispetto a questa situazione che si sta verificando, abbiamo messo in piedi delle procedure che ci permettono di arrivare, come diceva il professor Crisanti, da qua a 3 settimane ai 20.000 circa tamponi. L'ultima domanda per l'assessore Danilo Berretta, il sindaco di Mellara ha chiesto al prefetto di inviare personale militare perché sono al collasso nella casa di riposo con 11 morti, tutti i pazienti positivi e anche metà del personale. Su questo io vi ho già detto che siamo in costante contatto con la casa di Merlara e con le altre strutture per anziani che stanno vivendo dei drammi simili. Abbiamo anche cercato di recuperare personale che oggi insomma poteva entrare e andare quindi ad aiutare queste strutture, però bisogna anche dire che certo personale si è rifiutato di andare.
scelta si è rifiutato di andare all'interno di una struttura di questo tipo. Vedo che c'è la Croce Rossa, mi hanno appena avvisato che tipo di una struttura del Bassanese, da oggi insomma in supporto, entra la Croce Rossa proprio per aiutare una struttura per anziani che ha lo stesso problema di Merlara. Quindi noi stiamo cercando come regione di fare da tramite e quindi con la cooperazione sociale, con il mondo del volontariato, per incrociare le richieste, le domande e cercare insomma di trovare delle soluzioni. Troverebbe il professor Crisanti, che avrei un'altra piccola sequenza di domande per lei. Mi scusi, vi costringiamo a questo tour de force. Un po' di movimento fa te. Professor Crisanti, il collega Pietrovelli del Fatto Quotidiano chiede, ma questo più o meno mi ha già risposto, ci sono tamponi sufficienti per fare quanto promesso, visto che arriva col contagoccio, e poi non mi pare che abbiamo già più o meno dato una risposta. Sì, beh, è chiaro che ci stiamo. Allora, cosa ha detto l'assessore alla sanità della Regione Veneto, Manuela Lanzanina? Ha detto delle cose molto molto importanti, ovvero che il sindaco di Merlara, che aveva chiesto addirittura l'intervento dell'esercito, avrà in supporto del personale del sanitario da parte della regione. Questa è fondamentale come cosa, perché abbiamo saputo che a Merlara la situazione è davvero, davvero molto grave. Poi andremo a vedere il punto con la nostra redazione padovana. E abbiamo saputo anche che la Croce Rossa entrerà in gioco per supportare una casa di riposo del Bassanese. Abbiamo subito mosso la nostra redazione per capire di quale casa di riposo si tratti e che tipo di supporto darà la Croce Rossa in questo caso, perché vi ricordiamo che le case di riposo sono sottoposte a uno stress fortissimo, tanto che questo pomeriggio dobbiamo avere ancora conferma della riunione. Ci sarà un'importante riunione fra l'assessore Lanzarin, in teoria alle 14.30, e le sigle sindacali per fare il punto soprattutto delle case di riposo, ma anche della sanità. Abbiamo sentito prima, ci sono 715 persone in campo che stanno lavorando per il discorso dei tamponi e quindi la Regione sta mettendo sul piatto forze davvero importanti. Le forze che tutti noi possiamo invece mettere sul piatto comodamente da casa sono forze economiche. Possiamo tutti dare una mano. Adesso vi facciamo vedere prima di tutto il conto corrente Liban di Helios Onlus, che sta aiutando in questi giorni l'ospedale di Bassano, l'ospedale della Pedemontana, a comprare nuove strumentazioni da donare proprio all'ospedale per l'emergenza coronavirus. Stiamo parlando di respiratori, stiamo parlando di letti di terapia intensiva, stiamo parlando di ecografi, di tutto quello che può servire per superare questa gravissima emergenza legata al coronavirus. Adesso invece rientriamo in studio e vi facciamo vedere appena possibile un altro IBAN, che è quello della Regione Veneto, perché è giusto che in questo momento in cui tantissimi di voi sono davanti alla televisione per vedere quello che ha detto Zaia, quello che sta dicendo la Regione, ci sia il modo di segnare carta e penna alla mano o di fare una foto al nostro schermo per vedere qual è il l'IBAN, il conto corrente attivato dalla Regione Veneto. Il Presidente Zaia ha detto che ci sono tantissime donazioni a questo numero, li trovate anche sulla nostra pagina Facebook, assieme a tutte quelle che sono le informazioni sul coronavirus, e anche sul nostro profilo Telegram, è un canale Telegram dove carichiamo tutto questo materiale che può essere di uso pubblico. Facciamo adesso una breve pausa, pronti naturalmente a rientrare se dovesse tornare il Presidente Zaia. State con noi. Buongiorno, bentornati alla nostra diretta. Siamo in edizione straordinaria, vi stiamo raccontando cosa sta succedendo in Veneto con l'emergenza coronavirus. Siamo partiti con la conferenza stampa in diretta da Marghera, abbiamo sentito il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia e i medici, i virologi che il Presidente ha portato in conferenza stampa per spiegare quello che sarà il piano
di emergenza, naturalmente la rimanderemo, ve la faremo sentire più volte nel corso della giornata, perché sono cose importantissime per i prossimi giorni, per sapere come verrà affrontata in Veneto l'emergenza coronavirus. Si è parlato di tamponi in gran numero, si è parlato della collaborazione della Croce Rossa addirittura con alcune strutture, soprattutto case di riposo, si è parlato di 700 persone dedicate esclusivamente ad alcune operazioni legate al campionamento, alla raccolta di dati e di evidenze scientifiche su quello che sta succedendo in Veneto, quindi un'azione a tutto campo da parte della Regione Veneto. Stiamo aspettando invece di sapere con esattezza cosa succederà con le mascherine. Sappiamo che sono partite le famose mascherine della Regione, sappiamo che sono già state consegnate. Ci segnalano che in alcune zone del Veneto sono già in distribuzione da parte della Protezione Civile in collaborazione con i comuni. Sono queste mascherine, ve le facciamo vedere. Perché è bene che vediate come sono fatte, sono tessuto, non tessuto, quelle che verranno consegnate dalla Protezione Civile ai cittadini, alle strutture che ne hanno bisogno, recheranno il simbolo della Grafica Veneta, che ne ha donate 2 milioni alla Regione, e sotto il simbolo della Regione Veneto. Vi spiegheranno anche come usarle, ma sono molto semplici da usare, vedete, hanno delle fessure dalle parti nelle quali vanno infilate le orecchie. Si portano sul volto, si stringe, e questa è sufficiente per le incombenze quotidiane di ognuno di noi. Naturalmente non è un dispositivo di protezione individuale, non è un presidio medico, non è una cosa che si può usare per andare in corsia a lavorare con gli ammalati, ovviamente è una cosa che permetterà a ciascuno di noi di andare a fare la spesa, di andare in edicola o di uscire di casa per le piccole cose quotidiane senza rischiare alcunché. Però il consiglio è sempre quello: restate in casa fino a quando non vi diranno, non ci diranno e non vi diremo anche noi che si può uscire. A questo proposito chiedo alla regia di farci vedere una delle tantissime foto che ci sono arrivate. Andrà tutto bene, noi restiamo a casa, è simpatico anche vedere i nostri amici a quattro zampe come vengono utilizzati come metodo per diffondere questa notizia. Torniamo in studio, adesso andiamo a vedere alcune delle altre foto che ci avete mandato, perché sono davvero, davvero tantissime. Questo è un momento in cui possiamo sbilanciarci un po' in attesa di vedere se torna Zaia, perché può darsi che torni il governatore, può darsi che arrivi l'assessore Bottaccini. Noi siamo sempre collegati in diretta con la sede della Protezione Civile di Marghera, dove è in corso la lunga conferenza stampa per fare il punto della situazione e per annunciare quali sono le misure di contenimento regionali dal punto di vista sanitario. Torniamo nel nostro computer e vediamo un bel disegno di Sofia, ce ne arrivano tantissimi, tanto che facciamo fatica a farveli vedere tutti. Dice: andrà tutto bene, un bambino, teniamo pure regia, le faccio girare io le immagini. C'è un bel bambino con dei fiocchi, anche lui ci fanno sapere che sottolinea che andrà tutto bene. Andrà tutto bene ancora una volta, tantissimi disegni, c'è proprio il periodo della... si vede che è primavera, perché i colori sono quelli che si usano per gli arcobaleni, la primavera, la bella stagione. Questa è un'immagine che ci mandano molti, ci è arrivata da molti, ed è un applauso a tutti gli operatori della sanità veneta, dottori, infermieri, operatori sociosanitari che portano sulle spalle, e vediamo questo disegno, il peso di un mondo colpito dal coronavirus. È un'immagine vera che, insomma, ci fa pensare a che lavoro stiano facendo queste persone per tutti noi. Questo è un bel frigorifero di casa, e naturalmente i frigoriferi in questi giorni sono pieni di scorte alimentari, perché tantissime persone temono di rimanere senza. A parte la bella sfilza di dinosauri che potete vedere sulla sinistra, c'è un bel disegno: io resto a casa, farfalle, cuori, orsi e altri animali fantastici che ci ricordano che possiamo benissimo passare in casa questo periodo di isolamento che dobbiamo trascorrere per evitare la diffusione del coronavirus. Adesso noi torniamo invece in studio, andiamo a vedere un servizio, andiamo a vedere il punto della situazione
in provincia di Padova, dove anche le case di riposo sono colpite in modo davvero forte. Abbiamo sentito poco fa che il sindaco di Merlara aveva chiesto addirittura all'assessore veneto alla sanità, Manuela Lanzarin, l'intervento dell'esercito, ma abbiamo fatto il punto con la nostra redazione padovana. Rimane difficile la situazione nelle case di riposo della Bassa Padovana, che contano numerosi decessi e casi di positività al Covid-19. Nel fine settimana altri due anziani di 79 e 82 anni di Montagnana e Monselice, ospiti a Merlara, hanno perso la vita. Uno era ricoverato all'ospedale di Schiavonia, l'altro ancora ospite della struttura di Merlara, dove almeno una quindicina di ospiti sui 73 totali sono stati coinvolti dalla pandemia. 10 non ce l'hanno fatta, gli altri sono stati trasferiti a Schiavonia. A Monselice invece risulterebbero 25 ospiti positivi, a Galzignano 32. Va detto che per molti tamponi effettuati manca ancora l'esito e ci sono positivi anche tra i dipendenti delle strutture, compreso il personale sanitario. Dalle case di riposo, specie da quella di Merlara, parte l'appello per un aiuto e un interesse maggiore da parte della Regione e del Governo e per una fornitura più adeguata di dispositivi di protezione. Questa era la situazione in provincia di Padova. Ricordiamo che Merlara in questo momento è uno degli epicentri dal punto di vista delle case di riposo, della diffusione del virus. Sono già mancati molti anziani. Il sindaco aveva chiesto l'intervento dell'esercito e l'assessore Lanzarin, l'assessore regionale alla sanità, ha detto che verrà fornito tutto il sostegno del caso da parte della sanità veneta. Io ogni tanto guardo se per caso succede qualcosa nella sala delle conferenze stampa della Protezione Civile a Marghera, ma vediamo che si stanno ritirando tutti, quindi adesso noi raccoglieremo tutto il materiale, faremo in modo poi di approfondire ciò che è stato detto nel corso del pomeriggio. Questo è un buon momento per vedere però ancora qualcuno dei vostri disegni che abbiamo nel nostro computer. Arrivano qui dai vostri messaggi WhatsApp. Samuele e Dennis ci ricordano che andrà tutto bene, poi arrivano anche dei buongiorno che non sono naturalmente fatti dai nostri telespettatori, però qualcosa si può anche arrivare, una bellissima bambina che fa il segno della vittoria e un'altra bambina che dice amore, affetti, calore e amicizia, asilo, si vede un arcobaleno, si vede l'Italia tricolore e si vede una bambina che ha voglia di ripartire quando tutto questo sarà finito. Naturalmente per i bambini questo è un periodo molto particolare per loro e per tutte le famiglie. Torniamo in studio, andiamo a vedere ancora un servizio perché era nell'aria. Noi ve l'abbiamo già detto, ma è bene ribadirla questa decisione da parte dell'Associazione Nazionale Alpini, che ha deciso di non annullare, perché non è la parola giusta, ma rinviare, far saltare temporaneamente l'importante adunata che era prevista fra poche settimane a Rimini. Il coronavirus vince sugli alpini. Decisione unanime del Consiglio Direttivo Nazionale dell'ANA, riunitosi in videoconferenza, quella di sospendere la 93esima adunata nazionale che si sarebbe dovuta svolgere dal 7 al 10 maggio a Rimini San Marino. La manifestazione è stata in realtà soltanto rinviata alla seconda metà di ottobre. Fatte salve, si legge nella nota diffusa, valutazioni successive legate all'evolversi dell'emergenza. Insomma, il coronavirus ha stoppato gli alpini nella loro manifestazione più grande ed attesa, come avvenne dal 41 al 47 a causa degli eventi bellici. Questa è un'altra cosa, ma è una guerra contro l'invisibile che però c'è e sta mietendo molte vittime. A noi rimanere a casa il più possibile per sconfiggerlo il prima possibile. E continuano ad arrivare in redazione davvero tantissime foto. Vi faccio vedere dal nostro computer questo bel disegno di una bambina. E ci dicono, perché ci hanno scritto i genitori nel testo del messaggio, che zia in realtà è Zaia, quindi non capiamo bene se è Zaia o zia, perché ci sono due, la bambina e una zia. Non abbiamo capito, magari chiediamo a chi ci ha inviato il messaggio di chiarirci se è un messaggio per Zaia o per la zia della bambina. Quindi vedete, il tempo libero non manca e i bambini sono in questi giorni sottoposti a un tour de force artistico che
insomma, gli farà imparare molte, molte cose. Adesso noi andiamo a vedere invece, ed è un servizio che può essere inteso quasi di utilità per molte persone per le quali la cura della persona è importante anche in questo periodo di emergenza, un po' per non perdere di vista mai quello che è la propria persona, le cose importanti. Andiamo a sentire il settore della cura proprio dei capelli, che è in grande difficoltà come tanti altri. Benvenuti, mi fa molto piacere accogliervi oggi nel mio salone, anche se chiuso. Questa è la divisa della nazionale e questa è la medaglia che ho vinto a Seul nel 2016. Prego. Come sta andando in questo periodo? Questo parla da solo. Che cos'è? Questi sono gli scontrini POS di una settimana pari a zero. È un momento difficile, avete bisogno, avete richieste da fare al governo, alle istituzioni, agli enti. Quello che chiedo è una riduzione fiscale, un alleggerimento fiscale che ci aiuti a venire fuori dalla crisi in modo molto graduale. Non servono secondo me queste proroghe che poi comunque saranno incombenze che dovremo pagare più avanti e non siamo ancora pronti. È un momento molto difficile, nel mio caso ancora di più, perché la mia specialità, le acconciature da sposa, è molto legata al mondo dei matrimoni. È un periodo sociale molto difficile, c'è tanta incertezza e tutte queste ragazze che devono sposarsi e che forse non potranno vedere realizzato il sogno della loro vita sono in crisi. Tante sicuramente faranno delle disdette. In questo periodo di chiusure forzate dei saloni sembra quasi d'obbligo il fai da te. C'è un argomento in testa alla classifica dei consigli richiesti? Sì, c'è un argomento che è in cima alla classifica. Tutti i giorni ricevo messaggi o telefonate dalle mie clienti. Sono disperate per il problema della ricrescita del colore. Cosa possiamo dire allora? Un consiglio utile? Il consiglio che spassionatamente vi do è di resistere. Non fate niente, non andate a rovinare il lavoro del vostro parrucchiere. Non fate come quella ragazza che un mese fa è entrata in salone e si era rovinata i capelli perché si era fatta la decolorazione a casa. Per rimediare al tutto abbiamo dovuto tagliarli corti. Piuttosto cercate di prendervi cura della salute del cuoio capelluto e della bellezza dello stelo. Vi suggerisco di fare degli impacchi detossinanti di argilla sul cuoio capelluto una volta alla settimana, con un tempo di posa di 20 minuti. Inoltre potete lavorare anche sulle lunghezze, facendo degli impacchi a base di olio di argan ed olio di jojoba. Questi potete farli anche due volte alla settimana. Riposate. Recuperate le energie, approfittate anche delle opportunità che ci sono anche nei momenti negativi, perché prima o poi questo brutto periodo finirà. Arrivederci. Questo brutto momento prima o poi finirà e ci rivedremo tutti fuori di casa finalmente, ma per il momento è bene restare a casa. Per aiutarci a sopportare il tedio a volte di queste giornate possiamo guardare questa bellissima foto che vi lanciamo dal computer. Ci dicono che non è recentissima, è di fine ottobre perché i colori sono quelli di fine ottobre, ma chi ce l'ha mandata dice andrà tutto bene. Stiamo parlando di Roana. Questo è una bellissima foto di una parte dell'altopiano dei Sette Comuni, un luogo che poi lo scopriremo assieme al sindaco di Gaglio, Emanuele Munari, che poi deve mandarci alcune informazioni, perché pare proprio che l'altopiano dei Sette Comuni abbia intenzione di trasformarsi in una sorta di Vo. Vi ricordate quello che è successo a Vo con la chiusura totale degli accessi, un po' più in grande, con modalità che dobbiamo ancora scoprire per bene, che ci verranno comunicate. Stiamo aspettando proprio in questi minuti le informazioni da parte dei sindaci. Appena arriveranno ve le faremo sapere, perché sarebbe un esperimento molto molto importante. Torniamo invece nelle case dei veneti, perché in questo periodo di emergenza ci sono molte regolarizzazioni di badanti e collaboratrici domestiche.
Tutti a casa, vietate passeggiate, si esce solo per comprovato motivo, tra questi c'è il lavoro. E l'effetto in questo caso positivo del coronavirus è l'emersione dall'ombra di tutti quei lavori, dediti alla cura degli anziani o di bambini, i cui genitori anche in questo difficile frangente sono chiamati a lavorare. Stiamo assistendo a un numero di regolarizzazioni elevatissimo, grazie a Dio, perché c'è bisogno del permesso per uscire, per andare a casa nelle nostre famiglie, per venire nelle nostre famiglie a aiutarci, a darci una mano o a badare i nostri anziani. La regolarizzazione ha determinato il fatto che abbiamo implementato le linee disponibili, abbiamo messo un numero di telefonino per fare le assunzioni anche verso WhatsApp, perché i nostri servizi curano anche low cost la possibilità di curare tutte le pratiche per l'assunzione in regola delle badanti. Ecco, questo è un fenomeno molto presente di questi tempi. Aggiungiamoci anche un'altra cosa, le babysitter. Il governo ha stanziato 600 euro di sostegno a chi ha bisogno delle babysitter e sappiamo il perché, perché i nostri figli non sono a scuola in questo periodo. Ebbene, per avere naturalmente questo sostegno devi avere un'assunzione regolarizzata, per cui anche qui c'è un grosso incremento delle assunzioni, questa è una cosa importante. Una cinquantina le regolarizzazioni di badanti che sono avvenute dalla stretta del governo sulle uscite. Per agevolare tale pratica il sindacato rimane aperto, anche se gran parte del lavoro si può fare via internet, mentre gli sportelli al pubblico sono aperti solo su appuntamento, per pratiche però inderogabili. Allora, abbiamo chiarito l'inghippo del disegno dedicato alla zia o a Zaia, e questa bambina di cui mandiamo l'ultima versione del disegno, eccola qui, Stella, andrà tutto bene, cuore italiano, arcobaleno e tanti cuori per tutti quanti, è dedicato, ce lo fanno sapere probabilmente la mamma che ci ha mandato il messaggio, alla zia che lavora in farmacia, quindi una delle tante farmaciste che in questo periodo sono in prima linea davvero per fornire ai veneti i presidi sanitari di cui abbiamo bisogno per superare l'emergenza e anche per i piccoli malanni di ogni giorno. Torniamo invece sull'altopiano dei sette comuni, perché è notizia di qualche ora fa che l'ospedale di Asiago ha subito delle rimodulazioni nei servizi a causa dell'emergenza coronavirus, e andiamo a vedere quali sono queste rimodulazioni. La direzione ULS 7 Pedemontana ha deciso la temporanea chiusura da parte dei servizi dell'ospedale di Asiago, che riguardano l'attività chirurgica, anche d'urgenza, l'area materno-infantile, la riabilitazione, i ricoveri e le attività ambulatoriali, anche urgenti. Il provvedimento riguarda dunque anche il punto nascita. Per questo motivo le donne in prossimità di partorire seguite presso il reparto di ostetricia di Asiago sono già state informate circa la necessità di fare riferimento all'ospedale di Bassano. Anche la gestione delle emergenze, di concerto con la centrale provinciale del 118, è stata riorganizzata di conseguenza, fermo restando il mantenimento delle ambulanze presso il pronto soccorso di Asiago, per garantire comunque un soccorso tempestivo nel territorio. Rimangono operativi il reparto di medicina, collocato al primo piano, suddiviso in due aree per pazienti Covid positivi e negativi, il punto prelievi, il pronto soccorso, quest'ultimo solo per i codici bianchi e verdi. Infine, continua a operare regolarmente il centro dialisi, al fine di assistere i pazienti con insufficienza renale residenti nell'altopiano. Per fronteggiare eventuali situazioni di emergenza sarà comunque garantita la presenza H24 del medico di pronto soccorso e del chirurgo generale a supporto di eventuali emergenze. Quello che è successo all'ospedale di Asiago è più o meno quello che potrebbe succedere anche in altre aree. Abbiamo sentito prima la notizia dei sindaci dell'altopiano che hanno intenzione di chiedere una sorta di chiusura agli ingressi nella loro area. Cerchiamo di capirne di più poi con il sindaco di Gallio, Emanuele Munari, che dovrebbe mandarci del materiale. Adesso però, visto che la solidarietà è sempre, sempre in primo piano, andiamo a vedere ancora una volta chi si sta impegnando per dotare l'ospedale, in questo caso di Bassano, della Pedemontana, di nuovi dispositivi, grazie a Helios Onlus. Coronavirus, Covid-19, il male invisibile che sta mettendo in ginocchio un intero paese.
I dati registrati quotidianamente anche nella nostra regione fanno paura. Ancora non si avvicinano al dramma che sta vivendo la Lombardia, dove il numero di decessi aumenta in maniera esponenziale, dove le strutture sanitarie non riescono a sostenere il ritmo del numero di persone che vengono ricoverate, i medici sono allo stremo, dove mancano le dovute apparecchiature. In Veneto abbiamo la fortuna enorme. Abbiamo tante persone che si stanno attivando proprio per essere concretamente vicine agli ospedali. È il caso dell'associazione Helios Onlus, formata da un gruppo di imprenditori che stanno mettendo ancora una volta, come hanno già fatto in passato, il cuore prima di tutto. Sono loro che hanno attivato un conto corrente in cui poter donare una cifra che servirà per l'acquisto di macchinari e strumentazioni indispensabili per i nostri medici, per i nostri ospedali, per aiutarli ad aiutarci. Possedere respiratori oggi è di vitale importanza e su questo sta concentrando il proprio appello Helios, un appello che noi vogliamo divulgare a tutti voi, un appello a essere concretamente di aiuto al prossimo, perché mai come in questo momento dobbiamo essere uniti. Tanti testimonial che hanno inviato il messaggio ad appoggiare il lavoro di Helios. Amici del Bassanese, amici della ULS 7 Pedemontana, amici della mia terra, ciao, sono Andrew Basso, artista dell'impossibile. Qualcuno mi ha superato, ha fatto qualcosa di straordinario. Grazie a Helios stanno arrivando all'ospedale di Bassano attrezzature mediche necessarie per salvare le nostre vite. Già operative dei prossimi giorni riusciranno a stravolgere la situazione attuale in questa emergenza sanitaria. Cosa possiamo fare noi? Anche con un piccolo aiuto, ma di tutti quanti insieme possiamo contribuire a questa missione vitale. Ora crediamo nell'impossibile e contribuiamo per vincere insieme. Gli imprenditori dell'associazione Helios chiedono il vostro contributo per l'acquisto di materiale medico ospedaliero da destinare all'USD 7 per contrastare il Covid-19. Rendiamo contagiosa la solidarietà. Abbiamo sentito rendiamo contagiosa la solidarietà. L'obiettivo che ci siamo posti è quello di raggiungere il 1 milione di euro di donazioni. Puntualmente, come abbiamo già fatto in tanti altri casi, vi daremo trasparente comunicazione del denaro raccolto e mostreremo cosa è stato acquistato. Vi abbiamo fatto vedere sin da subito i primi strumenti donati al San Bassiano. Via via sta continuando questa grande campagna di solidarietà che mette tutti voi in primo piano. Tutti voi siete ancora una volta protagonisti. Tutti voi, con la vostra donazione, aiutate i nostri medici, aiutate i nostri ospedali. Ora facciamo una breve pausa. Ci vediamo qui fra poco con la nostra diretta in edizione straordinaria per raccontarvi e informarvi su quello che sta succedendo in merito con l'emergenza coronavirus.